grazie a tutti intanto della pazienza, molti di voi sono venuti qui a prendere il loro posto molto presto, hanno aspettato molto, grazie anche di sopportare un po' il caldo che fa, ci stiamo lavorando comunque. Io sono Regina dell'associazione Salus Bellatrix, è un'associazione che ospita un evento ogni mese, a volte anche degli eventi extra, ogni 13 del mese. Ci occupiamo degli argomenti più diversi in ambito sanitario, alimentare, politico. Questa sera abbiamo con noi Diego Fusaro. Diego, grazie. È una persona molto particolare, ha suscitato molte reazioni quando ho mandato fuori messaggi, abbiamo iniziato a fare la pubblicità. E a volte mi hanno chiesto come mai alla fine certi argomenti voi li avete già trattati, e a parte che secondo me finché proprio non arriviamo al punto di rottura non c'è limite a trattare certi argomenti, e seconda cosa, sono passati quasi 10 anni da quando abbiamo avuto Marco Della Luna con Euroschiavi, e dopo 10 anni anche grazie a lui, questo argomento, la sovranità, non è più per poche persone di solito additate come complottiste, paranoiche e ignoranti, no? Perché insomma 10 anni fa appena uno sollevava una possibile obiezione verso il grande, meraviglioso progetto dell'Europa e dell'euro, di solito era una persona ignorante che non vedeva più in là del proprio naso. E invece oggi, grazie a lui, intanto certe nozioni sono arrivate al grande pubblico, perché è molto presente anche in televisione, e soprattutto anche il come. Non so se voi l'avete già sentito parlare, ha una proprietà di linguaggio, un lessico, che insomma, anche se dicesse delle cose con cui io sarei completamente in disaccordo, apprezzerei comunque alla fine il modo di esporre. Quindi, a maggior ragione, sono d'accordo quasi su tutta la linea con quello che dice, e quindi non potevamo non averlo ospite da noi. Diego Fusaro. Grazie. Grazie. Grazie per la così generosa presentazione, grazie per aver insistito su un aspetto che in effetti spesso viene trascurato, ma che ritengo sia alquanto importante, cioè la diffusione delle idee. Non è importante solo avere delle idee o fare delle scoperte soggettive, è altrettanto importante, forse anche di più, riuscire a socializzare quelle idee, a trasformarle in un modo di pensare diffuso, a egemonizzare lo spazio culturale, se vogliamo dire così, o anche semplicemente a cambiare il senso comune radicato in ciascuno di noi. Ecco, credo che questi siano i grandi compiti della cultura. Non sto dicendo nulla di nuovo, perché già Gramsci nei Quaderni del carcere dice che sono esattamente questi 2 pilastri della cultura: fare scoperte scientifiche, culturali, avanzamenti di ricerca da una parte, e dall'altro rendere sociali le proprie scoperte, diffonderle, contribuire a trasformarle in una cultura di massa, in qualcosa che riguardi sempre più persone. E in effetti questo è anche nel mio piccolo l'obiettivo che da anni mi propongo, e che spero anche questa sera di poter sviluppare, rendendovi partecipi delle piccole ricerche che ho svolto in questi anni. Essenzialmente questa sera io non, l'obiettivo del mio intervento non sarà quello di soffermarmi su un singolo aspetto specifico, proverò invece a fare una sorta di volo d'aquila generale che ci permetta di ripensare in maniera diversa e non allineata i processi che vanno sotto il nome di mondializzazione, se vogliamo dir così, o più in generale quello che suole definirsi il pensiero unico. Il tema della nostra serata si condensa in un'espressione che è anche il titolo di un mio studio, che si intitola appunto Pensare altrimenti. Oggi più che mai è di vitale importanza riappropriarsi
di una sovranità soprattutto. A proposito di sovranità, giustamente si diceva che vi era un tempo fino a pochi anni fa in cui parlare di sovranità automaticamente squalificava chiunque pronunziasse quella parola, immediatamente veniva silenziato e ostracizzato come un pericoloso nazionalista, come un nocivo guastafeste rispetto ai ben collaudati sistemi europei e della globalizzazione, quando in realtà la parola sovranità, come sapete, compare financo nel primo articolo della nostra Costituzione, insieme abbinato alla parola popolo, tra l'altro. Quindi ecco, il tema della sovranità sicuramente avrà parte, e una parte importante anche nel mio discorso, ma cercherò appunto di sviluppare il tema del pensare altrimenti rispetto alla mondializzazione, rispetto al pensiero unico oggi largamente egemonico. Che cosa intendo con l'espressione pensare altrimenti? Pensare altrimenti rispetto a chi e rispetto a cosa? Rispetto a chi dobbiamo pensare altrimenti e su quali temi occorre oggi pensare altrimenti? Proverò a introdurre l'argomento, a dare un avviamento a questo tema, proponendo una definizione del cosiddetto pensiero unico, espressione che solitamente viene presentata come se fosse immediatamente evidente, ma non lo è. E dicevo, bisogna ripartire dal concetto di sovranità, anzitutto dalla sovranità più importante, quella della nostra mente. Dobbiamo riappropriarci della sovranità mentale di cui siamo stati espropriati, nella misura in cui, senza che nemmeno ce ne avvediamo, quotidianamente impieghiamo in maniera irriflessa tutta una serie di categorie che, quasi come se operassero per automatismo, ci dispensano dalla fatica del pensare, la fatica del concetto, e invece procedono motu proprio come se fossero delle naturali dotazioni della nostra mente, che sono poi i cardini su cui il pensiero unico oggi egemonico si fonda. Tutta una serie di categorie che immediatamente vengono utilizzate come se fossero una moneta comune, come se fossero qualcosa di collaudato e di, per così dire, insindacabile. Ecco, pensare altrimenti significa anzitutto riappropriarci della nostra sovranità mentale e provare a decostruire queste categorie autoimpositive che hanno colonizzato il nostro immaginario e che richiedono appunto un gesto di risovranizzazione della nostra mente. Per chiarire che cos'è il pensiero unico, occorre, a mio giudizio, fare un pur piccolo passo indietro nella storia più recente e risalire a una data che, a mio giudizio, ma non soltanto a mio giudizio, è una data letteralmente spartiacque nella storia a noi più vicina. Questa data è il 1989, che segna una vera e propria faglia epocale, se vogliamo dir così, una rottura decisiva. I tedeschi direbbero un punto di passaggio epochemachend, che segna l'avvento di una nuova epoca e la chiusura dell'epoca precedente. Fino al 1989, in estrema sintesi, e vedo in sala persone che evidentemente sono vissute anche prima dell'89, io stesso nacqui nel 1983, 6 anni prima che avvenisse il passaggio epocale di cui stiamo parlando. Fino al 1989 vi erano almeno due modi di pensare, contrapposti fra loro, e quindi era perciò stesso possibile pensare la molteplicità e la pluralità. Un filosofo del Novecento, che si chiama Gilles Deleuze, scrive in un suo testo che la possibilità sembra a che fare con il due. Perché vi sia la possibilità, in effetti occorre che vi siano almeno due elementi e che quindi sia possibile distinguere l'uno dall'altro, optare per l'uno o per l'altro e quindi avere dinanzi a sé la coscienza che non vi è solo l'unità, ma vi è anche la possibilità di scegliere l'uno anziché l'altro. Quindi la molteplicità è il fondamento di ogni possibilità e la prima forma di molteplicità naturalmente è il due. Fino all'89 credo che questa molteplicità fosse garantita dalla compresenza di due sistemi
che nella loro differenza, o secondo altri, nella loro perfetta complementarietà, non discuto adesso di questo aspetto, nella loro comunque dualità, rendevano possibile la possibilità, il pensare altrimenti rispetto a entrambi. Fino all'89 si poteva essere a favore del capitalismo occidentale o a favore dell'Unione Sovietica, ma si poteva con altrettante buone ragioni essere a favore di qualcosa di altro e di alternativo rispetto a entrambi. Proprio perché, diciamo così, da ciascuno dei due punti di vista era possibile mettere a fuoco le contraddizioni dell'altro punto di vista. Si narra a questo proposito la vicenda che io ricordo sempre e anche nel mio libro richiamato, dell'esule fuggito dall'Unione Sovietica e giunto in Occidente, il quale, interrogato dagli occidentali su come fosse realmente l'Unione Sovietica, disse testualmente: «Tutto quello che ci dicevano su di noi era falso, ma era vero tutto ciò che ci dicevano su di voi». Ecco, credo che questa situazione descriva piuttosto nitidamente quella che era la realtà prima dell'89. Se volessimo categorizzare la realtà prima dell'89 con la metafora fondativa della filosofia, la metafora della caverna di Platone, potremmo dire che fino all'89 vi erano due caverne. Vi era una caverna occidental capitalistica nella quale ci trovavamo noi e vi era una caverna oriental comunista nella quale stavano loro. Ciascuno forse ignorava di essere in una caverna, ma vedeva molto nitidamente la caverna altrui e i limiti di quella caverna. In fondo non vi era nulla di più facile che dal punto di vista occidentale smascherare le contraddizioni, peraltro visibilissime, del comunismo realizzato. Proprio come però, non bisogna dimenticarlo, era facilissimo per chi nel comunismo realizzato viveva, senza forse percepirne fino in fondo le contraddizioni, era facilissimo smascherare le contraddizioni di chi stava al di qua del muro di Berlino. Tutta una serie di categorie che oggi sono pressoché uscite dal pubblico dominio intellettuale: alienazione, sfruttamento, mercificazione. Erano categorie che al di là del muro di Berlino funzionavano a pieno regime per descrivere la realtà occidentale, proprio come da noi in Occidente disponevamo di tutta una gamma di categorie con le quali criticavamo in maniera spesso efficace le contraddizioni del socialismo realizzato. Ecco, col 1989 si assiste in estrema sintesi a una grande narrazione dominante che è già piena parte integrante del pensiero unico di cui diremo tra breve, che presenta il 1989 come l'anno di un'euforica liberazione dell'umanità tutta, come se appunto corrispondesse alla fine dell'abitare nella caverna, come se finalmente con l'89 si fosse realizzato l'esodo dalla caverna di cui dicevo poc'anzi. Ecco, contrariamente a questa narrativa, come direbbero gli anglofoni oggi in voga, di questo storytelling, io credo che l'89 non sia stata la liberazione dalla caverna, ma semplicemente il passaggio dell'umanità tutta in un'unica caverna. Fino all'89, ripeto, ve ne erano due. Con l'89 la fine della caverna del socialismo realizzato non ha significato la fine delle caverne tout court, ha significato semplicemente il passaggio di chi stava nell'altra caverna all'interno della nostra caverna. Voglio a questo proposito ricordare un altro aneddoto che mi è stato trasmesso direttamente da un amico personale, lo scrittore Nikolaj Lilin, che come sapete è russo, il quale mi disse che suo nonno, da sempre spietatamente anticomunista in Russia, il giorno in cui cadde il muro di Berlino e poi da lì a seguire rovinò totalmente il sistema comunista, era triste. E il giovane Nikolaj gli domandò: «Ma come mai, nonno, sei triste? Dovresti giubilare per la fine del comunismo». E il nonno gli rispose saggiamente: «Non si può giubilare, l'uccello non può giubilare quando è uscito da una gabbia e sta per entrare in un'altra». No? Rispose. Credo che questa metaforica
che si tratti della caverna o della gabbia, ben descriva quello che è avvenuto nell'89. Io nel libro mi spingo a sostenere che peggio del mondo diviso nei due blocchi poteva esserci solo ciò che è venuto dopo, il mondo con un unico blocco, con un'unica caverna. Perché tra le contraddizioni di quest'unica caverna globalizzata in cui oggi ci troviamo, di questa contraddizione concretissima che chiamiamo con un termine così astratto come capitalismo, di questa contraddizione globalizzata sempre meno abbiamo coscienza, sempre più la viviamo come se fosse un mondo naturale, un modo naturale di esistere e di produrre, quasi si trattasse dell'aria che respiriamo. Perché? Perché il paradosso della dialettica della caverna sta nel fatto che tu puoi sapere cosa una caverna sia e puoi maturare l'esigenza di un esodo dalla caverna solo se stai fuori dalla caverna, solo se riesci a vedere la caverna. Ecco perché paradossalmente noi prima dell'89 vedevamo la caverna altrui senza vedere la nostra, proprio come loro dalla loro caverna vedevano la nostra senza vedere la loro. Ma c'era in qualche modo la coscienza di essere in una caverna. Quando poi si verificava il caso dell'esule che prima vi ho ricordato, c'era, come dire, una narrazione che metteva in comune l'esperienza di questa caverna, no? Il sovietico che giunge in Occidente e si accorge che era stato in una caverna fino a quel momento, ma si accorge pure che quel che gli raccontavano essere gli occidentali in una caverna era anch'esso vero. Dopo l'89 credo che essenzialmente siamo entrati tutti occidentali, orientali, capitalisti di New York o comunisti di Mosca, in un'unica caverna globalizzata della quale non abbiamo più coscienza. Questa è la realtà, la cornice, l'orizzonte di senso del nuovo ordine mondiale globalizzato. Un'unica caverna sconfinata e sconfinante, al cui interno noi cavernicoli non abbiamo coscienza di essere prigionieri di suddetta caverna, nemmeno sappiamo dell'esistenza della caverna, giacché, lo ripeto, il paradosso dialettico della caverna è che tu puoi sapere cosa una caverna sia solo se sei esterno rispetto alla caverna. Nel mito platonico si narra appunto della spelonca nel cui fondo sono imprigionati gli uomini fin dalla nascita. Essi non sanno di essere in una caverna, non hanno coscienza di un'esteriorità rispetto alla caverna e quindi non sanno di essere in una caverna. Semplicemente sullo sfondo di questa caverna vedono scorrere delle immagini. Platone usa nel suo greco l'espressione eidola. Sono immagini visibili che hanno a che fare con il verbo orao, il vedere. Sono le immagini che scorrono sulla caverna perché qualcuno le fa scorrere e gli ergastolani della caverna pensano che quelle realtà corrispondano pienamente alla realtà, siano la realtà e non l'opaco riflesso di qualcosa che qualcuno mostra loro. Cosa accade? Accade, dice Platone, che dal fondo della caverna, per ventura, uno di questi prigionieri si liberi dai ceppi, si converta, dice Platone, il greco di Platone dice metabolè, che vuol dire letteralmente la conversione, il convertirsi, il girare la prospettiva. Capite bene l'importanza che avrà poi in chiave religiosa dopo Platone questo verbo, convertirsi, nella narrazione platonica insieme reale e metaforico, ti converti perché cambi letteralmente la tua prospettiva, ti converti a una nuova prospettiva. Il cavernicolo, liberatosi dai ceppi, non guarda più la realtà mediatizzata, diremmo oggi, le immagini che scorrono sul fondo della caverna, si gira ed esce dalla caverna. Esce dalla caverna. Una volta pervenuto in superficie, scopre che cos'è una caverna, e di essere stato fino a quel momento non nell'unico mondo possibile, nell'unica libertà possibile, ma in una caverna. Prende coscienza dello scarto fra la libertà reale a cui solo ora è pervenuto e la cattività nella quale si trovava fino a poco prima. Cosa avviene a questo punto nella narrazione platonica? Il prigioniero
anziché godere in solitudine della libertà e della verità conquistata, è mosso, dice Platone, da sympatheia, che letteralmente vuol dire compassione, il soffrire insieme, da cui l'italiano attenuato di simpatia. È mosso da compassione a ridiscendere nella caverna dai suoi antichi compagni di schiavitù per trarli fuori dalla caverna, per condurre anch'essi alla libertà e alla verità di cui egli ora ha preso parte. Il mito platonico ci dice, tra le altre cose, il nesso inscindibile che in tutta la tradizione occidentale caratterizza la verità e la liberazione. È la verità che rende liberi, e aver contemplato una realtà vera che rende liberi, materialmente e ideologicamente. L'ergastolano si libera dai ceppi e dalle false immagini che vedeva quando stava sul fondo della spelonca. E questa idea della verità che produce la liberazione è, dicevo, una costante del pensiero occidentale, se considerate il detto evangelico «la verità vi farà liberi», o se considerate ancora come Immanuel Kant definirà nel suo scritto su che cos'è l'illuminismo stesso. Kant dirà l'illuminismo è Ausgang, uscita, come dalla caverna platonica, uscita da una condizione di inferiorità di cui siamo noi stessi responsabili. Si tratta sempre di uscire dalla caverna. Ora, colui che si è liberato dalla prigionia sente l'esigenza, mosso da compassione, di ritornare nella caverna per liberare i suoi antichi compagni di schiavitù. Ridiscendendo nella caverna, però, non viene accolto come un liberatore. Dice Platone testualmente nella Repubblica, non pensi forse che essi, se potessero agguantarlo, lo percuoterebbero e financo lo manderebbero a morte? Naturalmente Platone sta raccontando tra le righe la vicenda del maestro Socrate, ma se preferite, dopo Platone, potrebbe essere benissimo la vicenda di Gesù Cristo. Il liberatore non viene accolto dai beneficiari della sua opera liberatoria. Anzi, viene combattuto, percosso e financo mandato a morte. E questa è la domanda fondamentale di tutta la filosofia politica: perché gli uomini amano le proprie catene? Perché gli uomini, anziché anelare alla propria liberazione, bramano le loro stesse catene e si battono unicamente in loro difesa? Questa è la grande domanda. Ora, ritornando al nostro presente, io credo che con il 1989 siamo tutti abitatori di un'unica grande caverna, vediamo tutti scorrere continuamente a flusso costante immagini e idola, letteralmente idoli potremmo dire, idoli falsi e bugiardi per citare il poeta, vediamo scorrere sul fondo della spelonca idoli falsi e bugiardi che scambiamo per la realtà reale, laddove invece corrispondono a immagini che qualcuno ci fa vedere per convincerci che esse immagini corrispondano pienamente alla realtà reale. E invece sono realtà ideologiche, mediatizzate, volte a produrre il consenso degli abitatori della caverna, di modo che essi amino le loro catene, amino la loro permanenza nella caverna. Ecco, il pensiero unico essenzialmente corrisponde a tutta quella batteria di narrazioni, di modi di pensare, di modi di intendere il mondo, di strategie narrative, che hanno un unico obiettivo, quello di giustificare la nostra permanenza nella caverna, quella di far sì che noi amiamo le nostre catene e non in ultimo quella di far sì che noi siamo financo disposti a batterci contro eventuali liberatori. Questa è la funzione fondamentale del pensiero unico dopo il 1989. Il pensiero unico non è altro che il sopravvivere di un'unica ideologia. Fino al 1989, già l'ho detto, due erano i sistemi mondo, due erano i modi di produzione, due erano le superstrutture, le ideologie che li glorificavano.
Dopo l'89 non si verifica quella che ancora una volta una narrativa, essa stessa parte del pensiero unico, va continuamente chiamando fine delle ideologie. Semplicemente sopravvive un'unica ideologia, la quale ha buon gioco a presentarsi un modo naturale di pensare, di esistere, di produrre. È l'ideologia che possiamo a vario titolo definire liberista, mercatista, capitalista, mondialista. Il pensiero unico, l'unica ideologia superstite. L'ideologia che mira a naturalizzare se stessa, presentandosi come l'aria che respiriamo, e a demonizzare come ideologiche tutte le altre possibili visioni del mondo che non siano coerenti con suddetta ideologia. L'ideologia ha questo di proprio. Il fatto che tende a riportare alla dimensione naturale ciò che in realtà ha una sua natura storica e sociale. Ecco perché oggi il pensiero unico continuamente vi presenta la crisi o vi presenta i movimenti della finanza e del mercato come se fossero leggi di natura, naturali. La crisi viene presentata dall'ordine del discorso come se fosse uno tsunami che si abbatte nelle nostre vite, un terremoto del tutto naturale, funesto certo, ma naturale, iscritto nell'ordine eterno delle cose. L'ideologia naturalizza ciò che è storico e sociale, di modo che sia preventivamente neutralizzata la possibile critica. Dire che le leggi del mercato e del capitale sono leggi naturali come quelle dell'andamento dei pianeti o dell'eclisse lunare, significa anestetizzare preventivamente la possibile critica. Chi in fondo si sognerebbe di criticare il moto dei pianeti o l'eclisse lunare? Nessuno, evidentemente. La seconda cifra dell'ideologia sta nel suo tentativo di universalizzare ciò che è particolare. L'ideologia, cioè, si caratterizza sempre per un movimento di falsa universalizzazione con cui ciò che vale per la parte, ed è nell'interesse della parte, viene presentato surrettiziamente come se fosse nell'interesse della totalità, dell'universale. Ecco perché oggi il pensiero unico continuamente presenta tutta una serie di funzioni intellettuali che sono evidentemente a beneficio di una parte, che sono palesemente a beneficio e nell'interesse di una parte, e che vengono falsamente e proditoriamente presentate come se fossero a beneficio e a vantaggio della totalità dell'umanità. È bensì vero, per mettere nomi e cognomi, che dal mercato globale alcuni traggono in concreto macroscopici vantaggi. Ma costoro sono una parte ristrettissima rispetto all'umanità, di cui pure si dice i benefici sarebbero estesi per tutti. Non soltanto le masse dei lavoratori, pensate all'operaio della Fiat Mirafiori, che vantaggio potrà mai avere dalle regole del mercato globale che lo porteranno a competere con il lavoratore del Bangladesh e quindi a privarsi dei suoi diritti per essere più competitivo. È evidente che il mito della globalizzazione è una falsa universalizzazione di un interesse particolare. La globalizzazione è giusta e buona non in universale, ma per quella ristretta cerchia di cui tra breve dirò, che trae vantaggi concretissimi dalla globalizzazione. E così via per tutti i principali cardini del pensiero unico come ordine simbolico che giustifica la caverna e che promuove la lotta contro l'eventuale uscita dalla caverna. Ecco, il pensiero unico oggi è l'ideologia di glorificazione della caverna, della nostra permanenza nella caverna e della lotta contro ogni eventuale liberatore. Per chiarire questo aspetto, debbo necessariamente fare ancora una precisazione imprescindibile, credo. Ho fatto riferimento a uno sparuto e ristretto gruppo di individui che traggono benefici specifici dall'esistenza della caverna e che ideologicamente presentano
tutto ciò che avviene nella caverna come se fosse nel vantaggio, nell'interesse di tutti, universalmente, di tutti. Omnes et singulatim, direbbero gli scolastici, di tutti come collettività e come singoli. Ora, dopo il 1989, ancora una volta fa parte della narrativa dominante, il conflitto di classe non si è esaurito, come ripetono abitualmente coloro i quali mirano a renderlo invisibile. Dopo l'89 il conflitto di classe ha cambiato struttura, perché si è verificata una diversa composizione delle classi sociali. Col 1989, per farla breve, il nuovo conflitto tra signore e servo, uso la grammatica della filosofia di Hegel, tra il signore, il padrone, il dominante, e il servo, il dominato, il nuovo conflitto vede come classe dominante una classe che non ha più nulla a che vedere con la tradizionale borghesia connessa al ceto medio imprenditoriale. La nuova classe dominante oggi è una classe che ovviamente non ha nulla di proletario, ça va sans dire, ma che, forse meno ovviamente, non ha nemmeno più nulla di borghese. La vecchia classe media borghese era una classe che aveva una sua coscienza infelice, cioè che poteva portare a una concreta e operativa presa di posizione contro l'idea di un capitalismo assoluto, deregolamentato, illimitato. La coscienza infelice della borghesia è l'elemento principale, vorrei dire, dell'instabilità del moderno capitalismo. La borghesia è una classe che ha una sua coscienza infelice perché, per un verso, è la classe che domina all'interno del moderno capitalismo e quindi è a proprio agio nel mondo della produzione in cui essa è dominante. Ma per un altro verso, la borghesia è una classe che cerca l'emancipazione universale dell'uomo, che cerca kantianamente l'uscita dalla caverna. Ecco perché nella borghesia assistiamo a una contraddizione per cui, per dirla molto radicalmente, la pancia spinge in una direzione diversa rispetto alla testa. Ecco perché dalla coscienza infelice della borghesia nascono espressioni di tipo anticapitalistico, radicalmente borghesi, ma anticapitalistiche, ripeto, che in termini filosofici vanno sotto il nome di Carlo Marx, Hegel, Fichte, e che nell'ambito della vita imprenditoriale del Novecento, per mettere un solo nome, vanno sotto il nome di Adriano Olivetti, ad esempio. Espressioni chiaramente di una borghesia, certo, ma di una borghesia con una chiara coscienza infelice. Tutte le grandi contestazioni, tutti i grandi conflitti contro il capitalismo nascono sempre storicamente dall'unione della coscienza infelice della borghesia e dalle lotte per il riconoscimento del proprio lavoro da parte del proletariato. Senza questa unione, per dirla con Marx, fra l'umanità pensante, l'umanità sofferente, non si danno rivoluzioni. Che cosa ha spinto alla bandiera rossa quelli che non ne avevano bisogno? Chiederà nel Novecento il filosofo Ernst Bloch. Perché un borghese dovrebbe essere contro il capitalismo, se nel capitalismo è classe dominante e trae vantaggi? Perché la borghesia, ripeto, in nome della sua coscienza infelice, aspira a un'emancipazione reale, vuole l'emancipazione di tutti e vede che il capitalismo non realizza ciò, nella misura in cui attua invece sfruttamento, imperialismo, colonizzazione, alienazione, reificazione e così via. Ecco perché la borghesia o fasce della borghesia aderiscono alle lotte proletarie, non per una sorta di pauperismo morale, ma perché le lotte del proletariato contro il capitalismo sono le lotte per il superamento del capitalismo e per l'uscita dell'umanità tutta, proletaria e borghese, dalla caverna. Io credo che l'odierna classe dominante, invece, non abbia più nulla di questa coscienza infelice borghese e sia invece dotata di una particolare incoscienza felice post-borghese. Non ha più la consapevolezza delle contraddizioni di un mondo in cui tutto ormai è diventato merce, financo l'utero delle donne è merce disponibile sul mercato. Tutto diventa
merce acquistabile. La libertà sempre più viene a coincidere con la libertà d'acquisto dell'uomo consumatore. Tanta libertà hai quanta puoi comprarne, dice il suadente discorso del liberista oggi. Ecco, la nuova classe dominante non è composta da Olivetti, non è composta da intellettualità alla Benedetto Croce, un borghese dietro il quale non stava il capitalismo come mera produzione di merci. Dietro Benedetto Croce c'era la grande civiltà borghese moderna, c'era Goethe, c'era Beethoven, c'era Hölderlin. Dietro gli odierni agenti della finanza capitalistica, dietro i delocalizzatori cinici e apolidi, non c'è la grande civiltà di Goethe e di Beethoven, c'è solo il nulla della finanza e dei movimenti nichilistici del mercato. Nessuna coscienza infelice, nessuna cultura, solo la crescita autoreferenziale del mercato e del profitto fine a se stessa. La nuova classe dominante è composta segnatamente da uno sparuto numero di banchieri apolidi, delocalizzatori cinici, usurocrati senza frontiere, i quali non hanno nulla, ripeto, del vecchio mondo proletario, ma nemmeno nulla hanno del vecchio mondo borghese. Al di là delle differenze tra borghesia e proletariato, ciò che rendeva affini queste due classi, la borghesia e il proletariato, che ai tempi che furono erano classi in conflitto fra loro, ad accomunarle però erano alcune concezioni, alcuni valori, che pure declinavano diversamente. Penso al valore del lavoro. Il lavoro era considerato formativo tanto per la classe proletaria quanto per quella borghese, sia pure concependolo esse in forme diverse. Addirittura se montiamo indietro alla storia dei concetti, scopriamo che il valore formativo del lavoro si trova tanto nella punta massima di coscienza della borghesia moderna, Hegel, quanto nella punta massima della coscienza del proletariato moderno, Marx. Hegel scrive testualmente nella Fenomenologia dello Spirito che l'uomo raggiunge la propria coscienza piena solo attraverso il lavoro ed è solo nella funzione antropogenica del lavoro che ciascuno di noi si realizza, lavorando, obiettivandosi. Per questo dice Hegel nel rapporto tra servo e signore, cioè tra chi lavora concretamente, il servo, e chi invece fa lavorare il servo, il padrone, la verità sta nel servo, non nel signore. È il servo, chi lavora, che ha un rapporto vero con il mondo, che sa oggettivarsi e agire consapevolmente nel mondo. Per spiegare questo punto ai miei studenti uso sempre l'immagine che ci viene tramandata da Seneca, quando a Diogene il cinico scappò lo schiavo Manes, Diogene si mise a rincorrerlo per tutta la città, finché poi di colpo bruscamente si arrestò e disse: ma come? Il mio schiavo può fare a meno di me e io non posso fare a meno di lui. No? Appunto, il servo ha un rapporto diretto con il mondo, lavora. Il signore invece, Hegel pensa evidentemente all'aristocrazia pre-rivoluzione francese, è quella che non ha un rapporto diretto col mondo, perché deve ricorrere alla mediazione del servo che lavora. Per questo la verità del processo è nel servo e non nel signore. Ecco, in Marx, che da un certo punto di vista è l'allievo più geniale di Hegel, c'è questa uguale valorizzazione del lavoro come fonte antropogenica. Possiamo distinguere l'uomo dall'animale per il linguaggio, per la coscienza, dice Marx, ma è anzitutto per il fatto che lavora che l'uomo si distingue dagli animali. Anche il peggior architetto, dice Marx, è infinitamente superiore al castoro o all'ape, i quali agiscono in maniera perfetta ma istintuale, laddove invece il peggiore architetto agisce e lavora secondo un fine, si pone un obiettivo per il proprio lavoro. Ecco, volevo dirvi, ho fatto questo breve inciso, per dire che la borghesia e il proletariato erano classi che valorizzavano il lavoro. L'odierna classe dominante, post-borghese e post-proletaria, l'odierna aristocrazia finanziaria, come io la chiamo sulle orme di Marx, se preferite la si può chiamare elite competitivista, elite mondialista, variamente la si può definire, questa classe dominante oggi non ha alcun riconoscimento per il lavoro.
non vive di lavoro questa classe oggi. Questa classe vive essenzialmente mediante escogitazioni finanziarie, mediante raggiri bancari, mediante dispositivi usurocratici. Ho scelto di chiamarla aristocrazia con Marx segnatamente in ragione di questo aspetto. Tradizionalmente la classe che non lavora e vive di rendita, oggi di rendita finanziaria, è l'aristocrazia, laddove invece borghesia e proletariato sono le classi che lavorano. Oggi effettivamente col 1989 è rientrata in scena una classe che era uscita di scena esattamente due secoli fa, che era l'aristocrazia. La rivoluzione francese spazza il campo rispetto all'aristocrazia, apre il conflitto moderno, borghesia e proletariato. Oggi, a distanza di 200 anni, è tornata in scena l'aristocrazia, ma è un'aristocrazia che non combatte più con gli spadoni e sui cavalli, combatte a colpi di spread e di miptel, combatte con operazioni finanziarie e occupazioni militari e ultimatum di tipo finanziario. L'aristocrazia finanziaria diventa classe egemonica nell'89. Dopo aver liquidato il comunismo storico novecentesco, il proletariato, dal ben servito anche alla borghesia, che diventa sua classe nemica direttamente. Oggi al potere abbiamo effettivamente un'aristocrazia finanziaria, usurocratica, fatta di lupi della finanza e della borsa, che non vive del lavoro, ma vive in maniera parassitaria, o sfruttando illimitatamente l'altrui lavoro, o utilizzando le già menzionate operazioni bancarie di sfruttamento e di truffa legalizzata. Molto banalmente, la cosiddetta crisi del 2007, subprimes e quant'altro, in realtà non è affatto una crisi, come se si trattasse di qualcosa di impersonale e di anonimo, come lo tsunami di cui dicevo prima, naturale. La cosiddetta crisi del 2007 è un momento dell'offensiva nella lotta di classe che l'elite finanziaria ha sferrato contro i ceti medi e le classi lavoratrici. L'obiettivo era chiarissimo: drenare danari dal basso verso l'alto, espropriare i ceti medi e le classi lavoratrici dei loro risparmi. In Italia se n'è avuta una eco, si chiamava bail-in, ma il dispositivo era invariato. Era un raggiro bancocratico teso a portare via tutto ai risparmiatori. Non è crisi, è lotta di classe, ripeto. È il modo in cui l'oligarchia finanziaria, oggi egemonica, sta conducendo la sua lotta di classe. Ora, chi è la classe dominata, se vi è una classe dominante? Su chi esercita il proprio dominio? La classe dominata è composta dagli abitatori della caverna, come già dicevo. Il servo oggi non è più solo il proletariato urbano di fabbrica, che pure ovviamente rientra in questa soggettività subalterna. Vi è anche il ceto medio borghese, la borghesia, che oggi non è più classe dominante, ma che è precipitata nell'abisso, nel polo del dominato. Oggi la classe dominata, in effetti, si caratterizza per essere l'unione instabile, ancora magmatica se vogliamo dir così, tra il vecchio ceto medio imprenditoriale pauperizzato dai processi di globalizzazione infelice a guida aristocratico-finanziaria e il vecchio proletariato urbano di fabbrica pauperizzato e riplebeizzato mediante la precarizzazione del lavoro. Per questo propongo di chiamare questa classe dominata precariato. Essa è precarizzata non solo nel mondo del lavoro, il proliferare dei contratti a termine, il proliferare delle finte partite IVA, la precarizzazione, lo short termism, come lo chiamano i sociologi anglofoni. Non è solo una precarietà di tipo lavorativo, ma è una precarietà che intacca l'intero mondo della vita. I precari sono tali non solo nell'ambito lavorativo, ma a traino lo sono poi in tutto il mondo della vita. Tutti i fondamenti della tradizione, tutti i fondamentali momenti della vita etica borghese proletaria classica, la stabilità sentimentale, famiglia,
la stabilità lavorativa, il vecchio e sempre diffamato posto fisso, che il pensiero unico diffama come posto fisso per ortopedizzarci tutti alla precarietà esistenziale lavorativa, la vecchia forma di radicamento nazionale chiamato cittadinanza, ossia l'essere parte di uno Stato nazionale verso il quale si hanno diritti e doveri, tutte queste forme di stabilità etica stanno dissolvendosi in forza del trionfo del nuovo modello precarizzante che è tale in ogni ambito lavorativo, esistenziale, sentimentale, nazionale. In ambito lavorativo abbiamo il precario come categoria dominante, in ambito che va a sostituire ovviamente il vecchio lavoratore tutelato, il vecchio lavoratore inserito nel mondo del lavoro. Nell'ambito dello Stato abbiamo la dissoluzione degli stati sovrani nazionali e la fine dell'esperienza della cittadinanza con diritti e doveri. Sta trionfando su tutto il giro d'orizzonte il nuovo profilo antropologico del migrante, l'homo migrans, l'obiettivo del capitalismo globalizzato e della classe apolide dei signori della finanza non è ovviamente quella di integrare i migranti, contrariamente alle retoriche dominanti, ma è quello di disintegrare i non ancora migranti. O in altri termini, l'obiettivo dei mondialisti plutocrati non è quello di rendere i migranti come noi, ma è quello di rendere noi come migranti. L'obiettivo è quello di dissolvere la cittadinanza come stabilità con diritti e doveri all'interno dello Stato sovrano nazionale. Ecco, il precariato è la classe dominata oggi, nel quadro di un conflitto di classe che in realtà andrebbe più opportunamente chiamato massacro di classe. Non c'è più la lotta di classe, c'è il lutto di classe oggi. La classe dominata non ha più alcuna capacità antagonistica o positiva. Subisce in silenzio, senza rappresentanza politica, nella misura in cui il quadrante sinistro che un tempo la rappresentava è passato armi e bagagli a rappresentare direttamente l'élite finanziaria, non ha più rappresentanza intellettuale nella misura in cui l'intero ceto intellettuale oggi è analogo a un banco di pesci che si muove seguendo le correnti del politicamente corretto e del pensiero unico, ossia la giustificazione della caverna di cui sopra. La classe dominata oggi è irrappresentata, subisce in silenzio, con muta sofferenza, le aggressioni quotidiane che l'élite finanziaria conduce. Per questo dicevo che non è lotta di classe, ma è massacro di classe. Il conflitto nel Novecento era biunivoco. Le conquiste, i diritti sociali erano tali non perché si trattasse di doni munifici di un sistema intrinsecamente buono. Erano conquiste ottenute nella lotta e nel conflitto. Erano risposte obbligate che la parte dominante doveva dare alla parte dominata a fronte della sua capacità oppositiva e organizzativa. Oggi il conflitto di classe è un massacro di classe perché è univocamente gestito dai signori dell'élite finanziaria. Il precariato invece per parte sua subisce in maniera afasica le offensive. Ovviamente rientra pieno nel registro della neolingua e del pensiero unico che queste offensive frontali si chiamino con il nome pudico di riforme. Quotidianamente le chiamano riforme, ma tali sono sempre solo per la parte dell'élite finanziaria. Vedete come, dicevo poc'anzi, come opera il dispositivo dell'ideologia. Presenta come intrinsecamente buono per tutti, riforme, ciò che è buono solo per la parte dominante. La parte dominata non dovrebbe chiamare riforma una riforma del lavoro che precarizza il lavoro, che rimuove i diritti e che rende sempre più instabile la già di per sé instabile condizione dei lavoratori, per dirne una. La riforma della scuola è tale solo per l'élite dominante, non certo per le classi medie e il proletariato precarizzati. La riforma della scuola, che orwelliana fin nel nome di buona scuola, aveva come obiettivo quello di favorire una sorta di descolarizzazione di massa,
dei nostri giovani. Tramite tutta una serie di dispositivi coi quali non voglio tediarvi oltremodo, ma ne menziono uno soltanto che è emblematico del nostro mondo. L'alternanza scuola-lavoro. Che cos'è l'alternanza scuola-lavoro? Significa, ve lo spiego nel modo più diretto possibile, che se tu, giovane ragazzo di Vittorio Veneto, ti sei iscritto al liceo classico perché vuoi appropriarti della tua cultura, delle tue radici storiche, vuoi avere consapevolezza del mondo storico da cui provieni per vivere con coscienza nel tuo presente e progettare il tuo futuro, questa era la funzione del liceo classico, per dirne una, ora non potrai più farlo, perché parte delle ore che trascorrerai a scuola dovrai dedicarle all'azienda. Alternanza scuola e lavoro. Senza essere retribuito, con il paradosso per cui nel mondo seducente del paesaggio del totalitarismo glamour del mercato e della sua illibertà levigata, che promette appunto la liberazione, ritorna allo sfruttamento del lavoro minorile, ovviamente, no? Questo si chiama costringere dei giovani, spesso sotto i 18 anni, a dover erogare ore di lavoro non retribuite, peraltro, a beneficio di terzi. Ma al di là di questo aspetto già di per sé esecrabile, ve n'è un altro altrettanto esecrabile di ordine ideologico, che è quello secondo cui viene fatto passare in tal guisa il concetto per cui la scuola ha come obiettivo quello di produrre lavoro. La scuola non serve a produrre lavoro, produrre profitto, la scuola serve a formare, o come diceva il grande Plotino nelle Enneadi, serve a scolpire la propria statua interiore. Mica si recavano da Socrate o all'Accademia di Platone con l'obiettivo di trovare un lavoro, si formavano nella coscienza, nella cultura, e questo era l'obiettivo della scuola, intesa nel senso generico di scolè, il tempo libero dedicato alla formazione di sé. Oggi invece diventa azienda la scuola. La buona scuola contribuisce a questo processo di descolarizzazione, introduce il falso concetto per cui bisogna pensare al lavoro, in realtà non alla vera formazione di sé. Lasciatemi dire che si produce un'ignoranza crescente delle nuove generazioni. Perché questo è un processo di classe? Ve lo spiego con un aneddoto che racconta il filosofo Mandeville, l'autore della favola delle api, peraltro, che dice testualmente: se io fossi un cavaliere, non vorrei mai che il mio cavallo ne sapesse quanto so io, no? Evidentemente. Vorrei che fosse appunto un cavallo, senza cultura, senza consapevolezza, sennò come potrei essere il suo cavaliere, no? Evidentemente. Questo è il processo di descolarizzazione, appunto incastonato in questi processi di riforme che tali sono sempre solo per la parte dominante. Ve ne menziono en passant ancora uno, giusto per mettere carne e sangue a questo scheletro concettuale che vi sto presentando. La riforma della Costituzione 2016 era una riforma dal punto di vista dell'elite bancocratico-finanziaria, che giudicavano la Costituzione italiana troppo densa di idee socialiste, ancora centrata su quel retaggio antidiluviano che è la sovranità nazionale, ancora centrata sulla dignità del lavoro, ancora centrata sull'idea che va bene la libera impresa, ma non deve entrare in conflitto con l'interesse nazionale della comunità. Appunto, era una riforma, sì, per la parte dominante, evidentemente. Ecco, in questa offensiva di classe, lasciatemi dire, una parte decisiva è svolta da quello che è il pensiero unico. Il pensiero unico è, ora dovrebbe essere più chiaro, tutto l'arsenale concettuale variegato e multiforme con cui la classe dominante esercita il suo dominio anche a livello simbolico. È il nuovo ordine simbolico di giustificazione del nuovo ordine mondiale post 1989. Questo è il pensiero unico. Il pensiero unico è il modo con cui l'elite finanziaria, ossia la classe dominante, fa sì che il precariato, ossia la classe dominata, anziché rivoltarsi e adoperarsi per uscire dalla caverna,
accetti di stare nella caverna e si batta contro eventuali liberatori. Questa è la funzione fondamentale del pensiero unico oggi e delle sue principali funzioni espressive. Da questo punto di vista, lasciatemi dire, il pensiero unico ha bisogno, per potersi propalare, ma anche per poter essere coniato, messo a punto, risistematizzato, ha bisogno di una classe specifica che tratterò come classe sui generis, della quale ancora non ho detto, ancorché sia la classe decisiva per comprendere il funzionamento a pieno regime del pensiero unico, ed è la classe che genericamente chiamo la classe degli intellettuali. Ora, se volessimo dire, come taluni hanno detto, che siamo entrati in una nuova forma di feudalesimo capitalistico, questa è la globalizzazione, una sorta di feudalesimo capitalistico dove si sta rifeudalizzando il tipo di forma di dipendenza, ad esempio, tra lavoratore e datore di lavoro, no? Il precario, per dirne una, come dice il nome stesso, prex precis, è colui che se ha un lavoro è perché deve pregare in maniera ossequiosa chi dall'alto glielo concede e che sempre può ovviamente revocarglielo. Appunto, una rifeudalizzazione del mondo del lavoro, un ritorno, se mi consentite l'analogia, anche della corvée, i cosiddetti stage che fanno i nostri giovani, che altro sono se non forme di corvée, ore di lavoro donate, peraltro con obbligo del sorriso mercificato perennemente stampato sulle labbra, alla classe dominante. Che altro ci ha insegnato l'Expo di Milano, se non il fatto che la nuova tendenza del capitale per i prossimi anni si cristallizza tutta in un'espressione che dovrebbe indurre alla rivolta e che invece viene accettata supinamente da chi sta nella caverna? Lavorare per niente. Questa è la tendenza dettata dall'Expo, che si traduce poi nella buona scuola con l'alternanza scuola-lavoro, che si traduce poi nell'economia della promessa, come è stata definita, cioè il fatto che i nostri giovani lavorano gratis, però hanno in cambio la promessa di poter essere assunti forse un giorno. Ecco, questa è la tendenza oggi del capitale rifeudalizzato. Ora, se il capitalismo oggi è un capitalismo di tipo feudale, possiamo dire che la società stessa sembra essere tripartita come quella feudale. Anche oggi abbiamo i laboratores, i bellatores e gli oratores. I bellatores sono i signori della finanza, sono i bellatores, i guerrieri, perché sono effettivamente l'unica classe che guerreggia, è l'unica classe che fa la lotta di classe, come? Riprendendosi tutto a colpi di riforme, ma poi facendo le guerre valutarie ed economiche, spezzando le reni alla Grecia dove non riuscirono altri in termini ora economico-finanziari, facendo poi le guerre materialissime giustificate sempre in nome dei diritti umani e della democrazia. Perché il pensiero unico oggi ha come specifica natura, in coerenza con l'ordine dell'unica caverna globalizzata, di non accettare che vi siano pur residue e sempre più ristrette aree del mondo non ancora interne alla caverna. La caverna unica mira a incorporare al proprio interno tutti e nessuno deve rimanere escluso. Ecco la funzione di tutte le principali guerre dall'89 ad oggi. Sono guerre con cui la monarchia talassica del dollaro, potenza espressiva sul piano militare della mondializzazione dei mercati, ingloba le aree del mondo che ancora non sono interne alla caverna di platonica memoria, utilizzando sempre la retorica dei diritti umani e della democrazia, di modo che, complici le prestazioni del pensiero unico, l'aggressione imperialistica venga contrabbandata come gesto umanitario. È sempre questo il dispositivo, ecco, sul quale poi magari tornerò tra breve. In questo scenario la classe dominante è composta da bellatores. I laboratores oggi sono i precari, sono gli intermittenti, o per dirla con il poeta, coloro che sono sospesi.
i quali hanno una precarizzazione dell'esistenza, come dicevo, sono la massa dannata degli sconfitti della mondializzazione, le finte partite IVA, per dirne una, il popolo delle finte partite IVA. L'IVA è un espediente narrativo strepitoso e vincente del capitale, il mito dell'imprenditore di se stesso. Un tempo, quando c'era il conflitto fra proletari e capitalisti, tu come proletario avevi coscienza di essere in una condizione che ti accomunava ad altri, i tuoi compagni di lotta, e gli altri non erano avversari, ma erano solidali membri di una lotta comune. Ora, col mito dell'imprenditore di sé, con il mito della falsa partita IVA, tu non sei più compagno di una lotta, sei un imprenditore che deve competere con chi ti sta a fianco. Non c'è più una linea divisoria tra alto e basso nella visione comune. Si è tutti ugualmente imprenditori di se stessi, che si sia Sergio Marchionne o che si sia l'ultimo precario che compila curriculum inverosimili e che poi di fatto stenta a mettere insieme il pranzo con la cena. Il paradosso è che in questa narrazione non c'è più un conflitto basso-alto, ma si è tutti su un'unica barca dove si deve competere, come individui atomizzati. E dove naturalmente, in caso di fallimento, ciò non dipende dalle inique ingiustizie del sistema classista, ma dalla tua incapacità di competere e di affermarti, da cui deriva, a proposito di pensiero unico, la così in voga pratica di mostrare le success stories di giovani start-upper che sono andati a New York e ora tornano in Italia per fare vanto dei loro successi e ricordare ai loro connazionali quanto sono sfigati a non essere usciti dall'Italia per fare la start-up a New York. E questo è il paradosso dell'oggi imperante narrativa, evidentemente, no? E poi, naturalmente, si aggiunga a tutto questo la condizione sempre più deplorevole del mondo del lavoro genericamente inteso, la precarizzazione dei contratti, che sono contratti sempre più a chiamata, intermittenti, con rinnovi settimanali e così via. Infine, vengo al punto decisivo che mi sta più a cuore, la terza classe è quella degli oratores. Chi sono gli oratores? Sono quelli che pregano sempre, dicevano i filosofi medievali. Ma oggi gli oratores evidentemente non sono i preti e i monaci di tipo medievale, coloro i quali pregavano l'assoluto, i quali oggi, ove ancora vi siano, svolgono la funzione benemerita di assistenza degli ultimi in larga parte. Oggi il nuovo clero, i nuovi oratores, sono gli intellettuali, che, come disse il mio maestro Costanzo Preve, con una diagnosi lucida quanto impietosa, oggi come gruppo sociale, non parlo dei singoli casi, ma parlo del gruppo sociale degli intellettuali, per la prima volta sono più stupidi della gente comune. Questo è il paradosso storico, se ci pensate, della nostra epoca. Ma è una stupidità interessata in larga parte, come subito dirò. Gli intellettuali oggi sono, finora ho detto che ci sono due classi, dominati e dominanti, ma gli intellettuali dove stanno? Sono dominati o sono dominanti? Né l'uno né l'altro, o tutti e due insieme se preferite. Gli intellettuali sono la parte dominata della classe dominante. Gli intellettuali rientrano appieno nella classe dominante perché hanno un loro prezioso capitale culturale da vendere. Ma sono dominati all'interno della classe dominante perché per poter campare devono vendere quel capitale culturale alla classe dominante. Con l'ovvia conseguenza che voi stessi potete agevolmente trarre, in forza della quale quel capitale culturale, quell'elaborazione concettuale, quella produzione categoriale, dovrà sempre di nuovo confermare l'ordine dei dominanti, che altrimenti non lo acquisterebbero, evidentemente. Ecco spiegato l'enigma degli intellettuali oggi. Ecco perché
paradossalmente, se negli anni 70 aprivate i giornali, la prospettiva cambiava e come a seconda del giornale che aprivate. E lo stesso dicasi per la televisione. Che differenza che vi era nell'apprendere le notizie su Rai 1, su Rai 2 o su Rai 3. Visioni agonali contrapposte del mondo. Oggi invece, quale che sia il giornale che voi aprite, quale che sia il canale sul quale vi sintonizzate, quale che sia l'intellettuale che leggete o che ascoltate, è sempre la stessa visione martellante, è sempre la stessa prospettiva che ritorna immutata. È il pensiero unico che viene ribadito a gran cassa da tutti gli intellettuali, che ripeto sono un banco di pesci che si muove secondo le correnti del pensiero unico, politicamente corretto ed eticamente corrotto, e che sempre da capo assecondano l'ordine dominante. Abbiamo oggi, sempre per rimanere nell'analogia ecclesiastica, ovviamente gli intellettuali come nuovo clero non giustificano con loro la loro produzione intellettuale l'assoluto trascendente, cioè il Dio dei cieli, come era il clero medievale. Il nuovo clero asseconda l'assoluto immanente, il monoteismo del mercato speculativo finanziario. La teologia non è più quella di tipo medievale, la teologia oggi è l'economia, che è la teologia della disuguaglianza sociale, perdonatemi, è la forma con cui si giustificano i rapporti di forza così come sono e si demonizza ogni possibile variazione nel coefficiente dei rapporti di forza così come sono. Gli intellettuali oggi pregano, sono oranti rispetto al Dio mercato quotidianamente e svolgono questa funzione specifica. Gli intellettuali hanno come obiettivo quello di essere gli amministratori delle superstrutture, come li chiamava Gramsci, di essere la casta o il sacerdozio, diceva ancora Gramsci, che glorifica i dominanti e fa sì che i dominati diano il consenso all'ordine dei dominanti. La funzione degli intellettuali, quindi, è far sì che chi sta nella caverna non solo ci stia, ma ami rimanerci e odi ogni eventuale liberatore dalla caverna. Questa è la funzione del pensiero unico, questa è la funzione degli elaboratori del pensiero unico, che sono gli intellettuali di cui dicevo poc'anzi. Ecco perché gli intellettuali oggi sono il nuovo clero. Vi è anche oggi un clero regolare e un clero secolare. Il clero regolare è composto precipuamente dai giornalisti, che sono un clero specifico di individui che non credono in nulla e parlano di tutto in realtà. Sono nichilisti prezzolati in larga parte che devono quotidianamente ribadire a tambur battente il pensiero unico politicamente corretto. Vi è poi il clero secolare degli intellettuali, accademici, opinionisti che quotidianamente debbono santificare l'ordine della mondializzazione capitalistica e demonizzare tutto ciò che sia esterno, non allineato o potenzialmente in contrasto con la mondializzazione capitalistica stessa. Ecco, il pensiero unico gestito dagli intellettuali come elaboratori delle superstrutture ha oggi tutta una serie di cardini fondamentali. Io nel libro Pensare altrimenti ho individuato alcuni plessi teorici decisivi con cui si articola il pensiero unico oggi, una sorta di neolingua del pensiero unico. Voi sapete che 1984 di Orwell non soltanto è stato superato dalla realtà quotidiana che è andata oltre e fa apparire Orwell un dilettante, ma in qualche modo si è realizzato nelle sue linee fondamentali. Che cos'è la neolingua? New speak, dice Orwell. La neolingua è l'unica lingua al mondo che anziché arricchirsi quotidianamente va impoverendosi, si restringe. L'obiettivo della neolingua non è favorire il pensiero, ma precluderlo.
L'obiettivo della neolingua è fare in modo che i sudditi, dispensandosi dalla fatica di pensare, si muovano in maniera irriflessa dando risposte preordinate. La neolingua oggi effettivamente è il fondamento del pensiero unico dominante, è la sua sintassi, potremmo dire. Se è vero, come diceva Hegel, che il linguaggio è la massima forza tra gli uomini, la neolingua è il linguaggio con cui, tramite il solerte operato degli intellettuali, i dominati aderiscono, per il tramite della neolingua, all'ordine mondiale che li vede dominati. La neolingua, ad esempio, non procede per confutazione socratica, bensì procede per proscrizione e ostracizzazione. Il compito della neolingua non è confutare secondo l'aurea norma del logon di Donai socratico. La neolingua semplicemente aspira a negare il diritto di parola a chiunque non accetti preventivamente la catechesi mondial capitalista. La neolingua non procede, ripeto, confutando, ma procede escludendo dal dibattito. Vi porto alcuni esempi che forse gioveranno a una comprensione di questo plesso concettuale. La neolingua oggi diffama, ostracizza e demonizza come populista chiunque assuma e difenda gli interessi non già dell'elite finanziaria cosmopolita, bensì gli interessi del precariato, il popolo. La neolingua diffama e ostracizza come complottista chiunque non aderisca allo storytelling dominante che santifica l'ordine mondializzato quale viene propalato dai funzionari delle superstrutture, i dest, dagli intellettuali. La neolingua diffama e ostracizza variamente come fascista, come comunista o come rosso-bruno, la sintesi dei due precedenti, chiunque faccia valere la sacrosanta, sottolineo sacrosanta, esigenza di porre dei limiti politici al mercato deregolamentato, riaffermando, e ciò è altrettanto sacrosanto, il primato della politica sull'economia, dello Stato sul mercato. Chiunque proponga ciò, peraltro attenendosi al dettato della Costituzione di cui sopra, verrà diffamato, insolentito e ostracizzato come fascista, comunista e rosso-bruno. Quanto al sottoscritto, viene puntualmente diffamato come fascista a sinistra, come comunista a destra e come rosso-bruno al centro, essenzialmente. Quindi potremmo dire tutti i tabù della neolingua sono puntualmente rispettati. Ancora, la neolingua diffama come omofobo chiunque non accetti il nuovo programma di ingegneria antropologica capitalistica di distruzione della famiglia. Il capitalismo oggi globalizzato, il nuovo ordine mondiale turbocapitalistico planetarizzato, nella sua essenza mira a ridurre il mondo tutto a un unico mercato, a un unico sistema dei bisogni, direbbe Hegel, senza più confini. Tutto deve essere merce, tutto deve scorrere illimitatamente sul piano liscio del mondo, in maniera onnidirezionale. Ecco perché uno dei miti fondativi del mondialismo capitalistico è la libera circolazione delle merci e delle persone, ove è interessante dal punto di vista linguistico che le merci vengano prima delle persone e che le persone stesse circolino alla stregua di merci delocalizzate e mobilitate secondo
le esigenze della produzione capitalistica. Alludo qui naturalmente ai processi di immigrazione di massa come deportazione di nuove merci da sfruttare in Occidente, alludo qui naturalmente alla esiziale condizione dei nostri giovani che anch'essi vengono puntualmente delocalizzati e vivono come migranti sempre più senza radicamento nazionale, senza più la possibilità di costruirsi un futuro radicato nella propria storia. Ecco, in qualche modo la mondializzazione capitalistica produce questi effetti, lo sradicamento, la deterritorializzazione e puntualmente diffama chiunque contrasti questi processi. Ora, ricordavo poc'anzi che il sottoscritto, di cui non parlerei affatto se non fosse che può avere un interesse rispetto alla cosa stessa di cui parliamo, viene puntualmente diffamato, dicevo, a destra come comunista, a sinistra come fascista e al centro come rosso-bruno, cioè come sintesi delle due precedenti. In realtà è interessante questo aspetto non per l'irrilevante caso del sottoscritto, ma perché ci dice come ormai destra, sinistra e anche il centro, se volete, sono categorie inservibili della politica, non già per ragioni di qualunquismo post-politico, ma per ragioni filosofiche radicate in re, nella cosa stessa. La dicotomia tra destra e sinistra ha una sua funzione specifica, una sua vigenza, essenzialmente collocabile tra la Rivoluzione francese e il 1989, anche in questo caso, nella misura in cui ci sono una destra e una sinistra con diverse visioni del mondo, conflittuali fra loro e con modelli ideali contrapposti. Quando destra e sinistra hanno il medesimo contenuto, che si condensa essenzialmente in due punti poi, sovranità assoluta del mercato deregolamentato e sudditanza del mondo intero rispetto alla monarchia del dollaro, questi sono i due miti fondativi e per la destra e per la sinistra, con variazioni di gradazione sicuramente, differenze minime su alcuni aspetti, è evidente che la dicotomia ha senso finché gli opposti dicono cose diverse. Se gli opposti, come oggi avviene, dicono il medesimo, si ha la forma tipica dell'odierno totalitarismo glamour dei mercati in cui non c'è più bisogno di imporre il partito unico, come era ai tempi dei totalitarismi rossi e neri, perché semplicemente la pluralità dei partiti garantisce il trionfo del partito unico nella misura in cui i partiti sono fintamente plurali, tutti hanno la stessa visione. Per cui il paradosso del nostro presente è che oggi che vinca il centro, che vinca la destra, che vinca la sinistra, vince sempre la visione liberal delle cose. Sia esso ci può essere un liberalismo, se vince la sinistra vince il liberalismo di sinistra, se vince la destra vince il liberalismo di destra, se vince il centro vince il liberalismo di centro. Cioè non c'è più bisogno di mettere fuori legge i partiti non allineati per imporre il partito unico, se la pluralità dei partiti è già come se fosse il partito unico, voglio dire, ha già metabolizzato la visione unica. Si ha quel falso pluralismo così in voga oggi in cui i plurali dicono tutti la medesima cosa essenzialmente. Ecco, in questo scenario effettivamente abbiamo l'esaurimento della dicotomia destra e sinistra, anche in ragione del fatto, e con questo mi giovo di questo aspetto per chiarire meglio il tema, oggi il capitalismo globalizzato e iperaccelerato dell'usa e getta che tutto tratta alla stregua di una merce a scadenza, financo il lavoro umano e la persona umana che è inseparabile dal lavoro umano, no? Perché come ricordava Marx la specificità della forza lavoro sta nel fatto che è inseparabile dalla persona vivente che la porta, quindi se tu tratti la forza lavoro come qualcosa di precario, senza stabilità, stai trattando non solo la forza lavoro, ma la persona vivente che la porta in quel modo. Ecco, il paradosso del nostro tempo sta nel fatto che destra, sinistra e centro sono esaurite nella misura in cui il capitalismo globalizzato, iperaccelerato o turbocapitalismo, che dir si voglia, corrisponde a un'aquila a doppia apertura alare. Il capitalismo oggi non è
di destra, non è di centro e non è di sinistra. O se preferite è insieme di destra, di centro e di sinistra. Segnatamente è di destra nell'economia, per via della deregulation, della privatizzazione, delle politiche di austerità depressiva, e di centro nella politica, perché prevale oggi un estremismo di centro che rimuove gli estremi e propone modelli interscambiabili di centro-destra e di centro-sinistra, no? Fino al paradosso antropologico della figura di Renzo Sconi, come è stata chiamata da un giornalista italiano, che però dice bene esattamente ormai l'avvenuta identità in atto tra il centro-destra e il centro-sinistra. E poi, culturalmente, il capitalismo è di sinistra, nella misura in cui la grande legittimazione del capitalismo avviene con le categorie forgiate precipuamente dall'intelligenza di sinistra che dal 68 ad oggi, per ragioni che non sto qui a ripercorrere, ha abbandonato Marx e Gramsci e l'idea di un'emancipazione sociale dal capitalismo per promuovere niccianamente la liberazione individuale all'interno del capitalismo, concependo la liberazione come volontà di potenza consumistica dell'individuo che si libera da tutti i retaggi religiosi, etici, borghesi ed è tanto più libero quanto più può affermarsi come libero individuo isolato e concorrenziale rispetto agli altri. Tutti i grandi parametri valoriali del mondo culturale di sinistra sono quelli che giustificano il trionfo della destra liberista. Vi pongo un solo esempio, vi pongo qualche esempio emblematico, proprio per dire come la destra liberista del danaro pone le strutture, la sinistra libertaria del costume pone le sovrastrutture, cioè la destra impone i suoi desiderata e la sinistra, anziché contrastarli, li giustifica teoricamente per la suddetta funzione degli intellettuali. Pensate anche solo al fatto, esempio emblematico, che il mito fondativo della destra liberista oggi è la deregulation, l'abbattimento di ogni norma etica, morale, religiosa che limiti i mercati speculativi. Il mito fondativo delle sinistre, dei centri sociali occupati con 2K, come scrivono, è una sorta di anarchismo ribellista che è la variante gauchiste della deregulation a destra, cioè l'odio conclamato verso ogni figura dell'autorità e del limite, subito diffamata come fascista, autoritaria, stalinista e invece basilare, fondamentale per porre un limite politico alla sovranità irresponsabile dei mercati speculativi e della loro classe turbofinanziaria. Ecco, da questo punto di vista, ciò che la destra esige, la sinistra giustifica. La destra, vi pongo alcuni esempi di pensiero unico conclamato, la destra ha bisogno di deportare schiavi dall'Africa. Il capitalismo oggi si fonda più che mai sulla legge descritta da Marx, che è questa, vi compendio l'essenza del capitale in una formula: trovare sempre qualcuno disposto a fare il medesimo a un prezzo più basso. Tu puoi utilizzare, puoi realizzare questa formula con due modalità oggi, che sono poi le due leve della mondializzazione capitalistica. O delocalizzando, cioè spostando la produzione ove convenga, in assenza di diritti, tutele e quant'altro, o deportando masse di individui che facciano il medesimo a un prezzo più basso e quindi non soltanto siano meglio sfruttabili, ma in seconda battuta abbassino in generale i costi del lavoro. Questa è la funzione dell'immigrazione di massa oggi e perché tanto è amata dai signori del capitalismo, i quali hanno addirittura navi private con cui si battono per l'accoglienza e l'integrazione, la chiamano loro, in realtà per la deportazione di schiavi che tali vengono considerati e come tali vengono utilizzati. Basti vedere le tragedie nei campi di pomodoro verificatisi quest'estate. Appunto, l'obiettivo è quello di deportare masse di individui che lavorino a basso costo, che costringano gli autoctoni ancora
memori delle lotte di classe, delle conquiste sindacali dei nonni, di una certa condizione di vita che i signori della finanza e del capitale hanno già deciso che devono essere rimosse perché erano un vivere al di sopra delle proprie possibilità. Ecco, se tu, operaio Fiat Mirafiori, eri avvezzo a fare a 10 euro all'ora quel pezzo, se l'africano deportato fa il medesimo a 3 euro all'ora, evidentemente non sarà lui a beneficiare del tuo salario, ma sarai tu che dovrai abbassare il tuo salario per essere competitivo. Ecco perché l'immigrazione di massa oggi non giova ai migranti, che sono sfruttati come carne viva, il capitale giubila all'arrivo dei migranti come il vampiro giubila al cospetto del sangue, per dirla con Marx. Non gioverà l'immigrazione di massa ai lavoratori, alla classe lavoratrice autoctona, gioverà unicamente alla classe dominante, che potrà abbassare i costi della forza lavoro, che potrà giovarsi dei conflitti orizzontali tra migranti e autoctoni, che potrà abbassare le condizioni generali della classe dominata. Ora, questa che mi sembra essere una verità, come dire, automanifestativa, ancorché nella caverna platonica non sia quella che passa solitamente sul fondo della spelonca che ci fanno vedere quotidianamente, alla luce di questo evidentemente l'immigrazione di massa dovrebbe essere frenata. Bisognerebbe certamente favorire l'accoglienza degli individui singoli, ma non le pratiche di deportazione di massa di intere popolazioni sradicate dal loro territorio, evidentemente. Ora, la sinistra, anziché combattere questa strategia di deportazione di massa voluta dalla destra turbofinanziaria, si fa corifea e sostenitrice del plusimmigrazionismo. Ci vogliono più migranti, ci vuole più immigrazione di massa, perché in Africa la situazione esistenziale è indegna, da cui l'utilizzo di immagini spesso anche discutibili per provenienza e attendibilità di campi di prigionia in Libia, da cui la descrizione di una situazione a toni razzisti, evidentemente, perché la narrazione oggi dominante è una narrazione di tipo razzista, che ci presenta un'Africa abitata da rozzi barbari che non vedono l'ora di venire nell'Eldorado europeo e che quindi debbono lasciare il loro retrogrado paese. Ma contro questa narrazione razzista la verità è un'altra, molto semplicemente, che ci troviamo leninianamente in una nuova forma di imperialismo. L'Europa, l'Occidente ha praticato tre forme di colonizzazione e di imperialismo. La prima è quella, tra le pagine più oscene della storia occidentale, del traffico triangolare. Gli europei che andavano in Africa, prendevano gli schiavi, li vendevano nelle Americhe e tornavano in Europa con i proventi. La seconda è l'imperialismo studiato da Lenin, quando gli europei andavano in Africa, sfruttavano in loco la manodopera e tornavano in Europa con i proventi. Siamo ora nella terza fase, il colonialismo 3.0. Destabilizziamo a colpi di interventismo umanitario e di bombardamento etico i governi legittimi degli africani e poi in questa maniera favoriamo lo sradicamento di quei popoli che per mezzo di barconi, spesso privati e su cui taluni lucrano, giungono in Occidente pronti a essere sfruttati, cioè accolti, come dice l'usuale neolingua. È di questi giorni la notizia diffusa dal Sole 24 Ore secondo cui la Germania guarda all'estero, ai paesi extraeuropei, per la manodopera. Più evidente di così, no? Ma c'era anche il caso di un paese, non ricordo quale, nel nord Italia, in cui per ritinteggiare le scuole avevano fatto fare questi lavoretti ai migranti per farli integrare, certamente, ma tu in questo modo sfrutti il lavoro umano, perché vengono fatti lavorare senza retribuzione, e pratichi concorrenza sleale con chi gli stessi lavori prova a farli, ovviamente, regolarmente pagato. Ecco la funzione dell'immigrazione di massa. Ora, rispetto
A tutto questo ovviamente la situazione è ben nota, ma allo stesso modo la destra liberista del denaro vuole la globalizzazione, vuole un piano liscio globale dove si sia in competitività, in concorrenza. È il sogno perfetto. È il sogno perfetto se tu puoi costringere il lavoratore di Fiat Mirafiori a essere più competitivo e a concorrere col lavoratore del Bangladesh. È ovvio che diventa più povero il lavoratore di Mirafiori e resta ugualmente povero quello del Bangladesh. Produce un'immensa massa di schiavi precarizzati, per questo io propongo di riqualificare e di decriptare la neolingua e di chiamarla globalizzazione anziché globalizzazione. Si produce una massa di servi della globalizzazione su scala cosmopolitica. Ora, di fronte a questo, evidentemente, le sinistre, anziché contrastare questo, dicono che chiunque neghi la globalizzazione, perciò stesso un fascista, uno stalinista, ci vuole più globalizzazione, più Europa, più libero mercato, più privatizzazioni, perché altrimenti si ritorna nella peggiore forma di arcaico mondo premoderno. È evidente che, per richiamare la parola con cui abbiamo aperto il nostro incontro, la sovranità, è evidente che oggi la sovranità nazionale e gli stati sovrani nazionali restano gli ultimi fortilizi resistenziali di democrazia e di difesa dei beni comuni rispetto ai processi di globalizzazione infelice. È evidente questo. Le ultime forme di democratica opposizione alla mondializzazione arrivano da stati sovrani nazionali, siano essi la Grecia di Tsipras col suo referendum poi naufragato, sia essa l'Inghilterra con il Brexit, sia essa l'Italia con la riforma costituzionale bocciata. E questo è il punto fondamentale. Gli stati sovrani nazionali non sono qualcosa di intrinsecamente imperialista e fascista. Gli stati sovrani nazionali sono anche nel Novecento, lo ricordo, la cornice entro la quale le classi lavoratrici ottengono le loro conquiste. Sono la cornice entro la quale si fanno politiche welfaristiche, il compromesso fra Stato e mercato. Sono la cornice entro la quale la classe lavoratrice riesce a contenere la voracità illimitata del capitale, normandolo politicamente. Ogni qualvolta oggi si superino gli stati sovrani nazionali, si va in direzione di realtà post-democratiche. Ecco perché il mito della cessione della sovranità occulta al proprio interno l'inganno della cessione di democrazia. Il mito fondativo stesso dell'Unione Europea è fondato su questo inganno. La bella promessa della cessione di sovranità dei popoli nazionali per poi riconquistarla su scala europea nascondeva un vulnus fin dall'origine, che era quello per cui si cedeva la sovranità nazionale per poi non recuperarla più su scala più grande come popoli. Veniva ceduta direttamente agli apolidi agenti della classe dominante chiusi nei loro cavò bancari di Bruxelles. Questa è la funzione oggi dei processi di scavalcamento degli stati sovrani nazionali democratici, come ultimi baluardi della democrazia e della difesa dei beni comuni, lo ripeto. Quando la neolingua dice privatizzazione, sta dicendo né più e né meno che aggressione rapace di privati ai danni dei beni comuni degli stati sovrani nazionali. Proprio come quando la neolingua dei mercati dice competitività, non sta dicendo nient'altro che abbassamento delle condizioni del lavoro tramite il diabolico dispositivo che richiamavo poc'anzi. Quando ancora dicono libero mercato, stanno in realtà dicendo libero cannibalismo e così via. Questo è l'ordine della mondializzazione in cui ci troviamo. Questo è l'ordine in cui ci troviamo. Ancora la destra liberista del denaro dice che bisogna distruggere la famiglia come ultima forma di omofobia e di potremmo dire, di violenza usata contro chi non si riconosca in quel sistema. Per inciso, proprio oggi a New York, testa d'ariete della mondializzazione capitalistica, da oggi a New York i neonati
non verranno più qualificati come maschietti e femminucce, ma come X sulla carta d'identità. Ecco, perché questo? La classe dominante vuole distruggere in alto lo Stato sovrano nazionale e in basso la famiglia. Perché? Perché Hegel docet. La famiglia in basso e lo Stato sovrano nazionale in alto sono ciò che, che è incompatibile con il dominio assoluto del mercato. Lo Stato sta sopra il mercato e lo disciplina. Evita che si produca, lo diceva Hegel, la tragedia nell'etico, cioè appunto la distruzione di classi sociali, l'impoverimento e così via. In basso la famiglia è ciò che costituisce un baluardo impenetrabile dal mercato. Non esisterà mai una madre che si relazioni al proprio figlio secondo la logica del dot des. La famiglia è il baluardo che prova oltretutto il fatto che l'uomo è naturalmente un animale socievole, politico e comunitario. Nasce già in una comunità, non è individuo, nasce già in una comunità che è la famiglia. Ecco perché il progetto mondialista è quello di distruzione degli enti comunitari, dalla microcellula della famiglia alla macrocellula dello Stato, perché vi siano solo solitudini consumiste apolidi che non siano padri né madri, né cittadini né cittadine, ma consumatori apolidi senza radicamento, che si relazionano fra loro solo secondo la algida logica del dot des mercatistico. Ecco perché oggi l'aggressione contro la famiglia è così frontale, è così lineare, così ribadita. A sinistra, anziché ovviamente difendere la famiglia dicendo che oltretutto è la prima, oltre a essere il matrimonio un contratto a tempo indeterminato oltretutto, per cui è particolarmente inviso, la famiglia è anche una cellula welfaristica. La mia generazione oggi, nella massima parte, campa grazie al welfare dei nonni e dei genitori, essenzialmente, no? Ecco perché il paradosso del lottare per le proprie catene, no? Gli abitatori della caverna, lo vedete nella misura in cui vedete giovani che scendono in piazza a manifestare contro la famiglia quando non potranno mai concretamente farsene una, precaria vita come sono, con la loro vita da freelance senza stabilità. È il paradosso del lottare per le proprie catene, dicevo poc'anzi. Il paradosso del lottare per le proprie catene. Ecco, le sinistre, anziché fare politiche di difesa della famiglia, dicono che è un istituto omofobo, premoderno, che deve essere superato. A questo proposito esce proprio in questi giorni un mio libro che si chiama Il nuovo ordine erotico. Stasera vi ho parlato del nuovo ordine simbolico, pensiero unico. Il nuovo ordine erotico è esattamente il modo in cui il pensiero unico, la classe dominante, dominano nel mondo sentimentale erotico. E lo fanno oggi imponendo tramite queste forme appunto di distruzione della famiglia l'individuo solitario consumatore unisex senza identità, che appunto subisce queste forme di eroticamente corretto e vive nella caverna convinto che non vi sia un mondo esterno rispetto alla caverna. E in questo libro che vi dicevo riporto un'immagine del Partito Comunista Italiano degli anni 50 e una quasi identica del Partito Comunista Francese degli anni 30, dove si mostra il padre, la madre e il figlio. E la scritta "Vota comunista, difendi la famiglia", no? Perché appunto il conflitto tra la borghesia e il proletariato non era tra chi era per la famiglia e chi voleva dissolvere, era tra due forze che erano in gara per chi difendeva meglio la famiglia, no? Evidentemente. Oggi invece, paradossalmente, le sinistre mondialiste che hanno aderito con le loro tonalità fucsia e arcobaleno al progetto del mondialismo, difendono sempre solo gli interessi della classe dominante, cioè la sinistra libertaria del costume, lo ripeto, è il completamento simbolico-culturale degli interessi economico-finanziari della destra liberista del danaro. Che fare rispetto a questo? E concludo in maniera celere. Che fare rispetto a questo? Stante quello che abbiamo detto, occorre
acquisire coscienza di cosa una caverna sia. Occorre acquisire coscienza che una caverna appunto si caratterizza per una dialettica di internità ed esternità, potremmo dire. C'è una caverna e c'è un fuori dalla caverna, quindi. Occorre poi prendere coscienza del fatto che siamo in una caverna. Occorre poi prendere coscienza che bisogna uscire dalla caverna. Bisogna poi prendere coscienza che non si può uscire da sé come individuo dalla caverna. La nostra è un'epoca delle facili soddisfazioni individuali, dell'edonismo da fine settimana, del cinismo avanzato del vita mea mors tua. Ecco, per riprendere invece i bellissimi versi di Bertolt Brecht, schiavi ti libereranno, nessuno o tutti, tutti o nessuno, non ci si può salvare da sé. Non ci si può salvare da sé, questo è il paradosso della caverna, non ci si può salvare da sé, bisogna agire coralmente per liberarsi insieme dalla caverna, per uscire insieme, o tutti o nessuno, o tutto o niente. Bisogna uscire dalla caverna e si può uscire liberandosi insieme, ben sapendo che contro il pensiero unico bisogna elaborare un'egemonia culturale alternativa, evidentemente, perché tutto questo non avviene a livello, diciamo, di prese di posizione politica, occorre anzitutto una coscienza culturale della situazione, l'importanza del fatto culturale, come lo chiamava Gramsci, che è evidentemente un fatto politico anche, non c'è una cultura che sta in un altro mondo rispetto alla politica, la cultura è già politica, ha una sua visione della polis, è una coscienza che acquistiamo del nostro posizionamento nella polis e nei suoi rapporti di forza. Ecco, occorre quindi acquisire coscienza di essere nella caverna e di dover uscire insieme dalla caverna. Per farlo occorre elaborare una teoria rivoluzionaria. So bene che il termine rivoluzionario oggi non gode di buona stampa perché è normalizzato quasi, la rivoluzione ovunque, nel marketing, nella moda, tranne che nella società e nella politica, si intende, no? Una teoria rivoluzionaria quand'è che si ha? Oggi siamo pieni di sedicenti pensatori che si proclamano rivoluzionari, che vengono celebrati sul New York Times o sul rotocalco mondialista La Repubblica come pensatori rivoluzionari. Ma quand'è che una teoria è veramente rivoluzionaria? Quand'è che un pensiero può veramente essere contro il pensiero unico? Ce lo insegna Gramsci e voglio chiudere con questa breve riflessione. Gramsci scrive nei Quaderni del carcere che una teoria è rivoluzionaria solo quando spacca il campo in due, quando mostra la conflittualità tra dominati e dominanti e quando si pone come vertice inaccessibile ai dominanti, i quali non potranno far altro in quel caso che combattere contro quella teoria, diffamarla, ostracizzarla, marginalizzarla. Ora, il paradosso è che larga parte di quelle che si chiamano e si autodefiniscono oggi teorie rivoluzionarie non soltanto sono facilmente appropriabili dal vertice opposto, ma sono emanazione diretta dell'interesse del vertice opposto. Quando sentite giovani dei centri sociali di Milano che scendono in piazza gridando libera circolazione, è una teoria rivoluzionaria questa, ma questa è una citazione di Soros e di Mario Monti questa. Non è una teoria rivoluzionaria, evidentemente. Il paradosso, no? Il paradosso è che oggi quelle che si presentano come teorie rivoluzionarie sono teorie di completamento dei rapporti di forza dominanti. Ora, la vera teoria rivoluzionaria, e con questo chiudo, è quella che non può essere appropriata dal campo opposto, che dovrà essere necessariamente diffamata, neutralizzata, ostracizzata. E quando non riusciranno a confutarla, diffameranno, ostracizzeranno il soggetto stesso che ne è portatore. Secondo il noto detto greco, quando non si può
non si è in grado di attaccare il poema, si attacca al poeta, no? Ecco allora l'importanza. L'importanza, e mi ricollego a quanto detto in apertura, non è solo di fare scoperte singole pensate nella propria biblioteca o nel proprio studio. Certo è importante quello, ma è un fatto filosofico, vorrei dire altrettanto importante, socializzare queste scoperte, renderle senso comune condiviso, egemonizzare insieme, diffondendo le idee, un campo che è un campo culturale insieme politico, che renda possibile come condizione per un'eventuale liberazione l'uscita dalla caverna, che ripeto può essere corale, non individuale. Chiedetevi oggi se siete portatori di teorie rivoluzionarie, oppure no, alla luce di quello che abbiamo detto. Quelli che sono i punti di vista non assimilabili vengono diffamati, non vengono accettati. Questo è il punto fondamentale. Questo è il punto fondamentale. E forse la reazione scomposta che i signori del mondialismo e il loro clero intellettuale stanno avendo ultimamente è segno di nervosismo, il famoso nervosismo dei mercati, come si dice, no? È segno di un nervosismo e forse del fatto che il loro dominio sempre più è senza consenso. Fino dall'89 ad oggi, per dirla con Gramsci, la classe dominante aveva il dominio e insieme il consenso degli ergastolani della caverna. Era egemonia, dominio più consenso. Oggi sempre più stiamo assistendo a un dominio che non ha più consenso. Il popolo precarizzato va in un'altra direzione. E cosa accade quando la classe dominante ha il dominio ma non il consenso? Questa è un'altra domanda che dovremmo porci. Gramsci non aveva dubbi, e concludo. Ricorre al meccanico impedimento, cioè alla violenza bruta. Alla violenza bruta. È questo il modo in cui la classe dominante reagisce quando non ha più il consenso. Questo è lo scenario in cui ci troviamo. Per ora però accontentiamoci di avere sicuramente messo a fuoco alcuni punti che sono inassimilabili dalla classe dominante. E chiudo con le parole epocali di Don Chisciotte. Ci abbaiano Sancho, è segno che stiamo cavalcando. Volevo dirvi che venerdì 5 ottobre saremo qui nuovamente per una serata gratuita, verremo ospitati in questa sede con una conferenza di Paola Iacobini. Non so quanti di voi la conoscano, io ci tengo tantissimo che ci siano molte persone e ci terrei che ci fossero anche molti studenti e molti giovani. Paola Iacobini ha scritto un libro molto interessante, MPL for English, come imparare l'inglese velocemente senza sforzo. In realtà, tramite la programmazione neurolinguistica, lei ti mette in grado di imparare un metodo per cui tu puoi imparare velocemente, non solo l'inglese ovviamente, un metodo che vale per tutte le lingue e anche in altri ambiti, cercando di eliminare quelle credenze che ognuno di noi si porta dietro, no? Per esempio, non so, sono troppo vecchio, non fa per me, non sono portato per le lingue, e tutta questa zavorra che ci impedisce di avanzare nella vita. Quindi sarà qui venerdì 5 ottobre alle 20:30 e se qualcuno di voi magari fa anche un po' di passaparola, ci farebbe piacere avere la sala piena non solo di adulti ma anche di giovani. Tra l'altro penso che qui come scuola ci sarà la possibilità di avere anche parecchi degli studenti che vengono appunto in questa scuola. Il 13 gennaio innanzitutto Diego ci ha già dato la sua disponibilità. Noi vorremmo ripetere la seconda edizione di È la stampa bellezza, che abbiamo fatto a gennaio del 2016, eravamo a Campo d'Arsego, c'erano diversi giornalisti, da Blondet a Messora e a Mazzucco e molti altri. Dovevamo avere anche Giulietto Chiesa, che all'ultimo momento ci ha dato buca, ma sorpresa, durante il convegno in diretta, lui era in una base russa in Siria e quindi ci siamo fatti anche la diretta con tutti gli accadimenti che stavano avvenendo in quel periodo. Quindi avremo intenzione di rifarlo, abbiamo già l'ok di Diego, verrà Enrica Perrucchietti, Claudio Messora mi ha già detto di sì, anzi gli farebbe piacere potervi salutare in diretta, poi facciamo due minuti con lui.
stiamo aspettando se sarà la possibilità anche di Marcello Foa, che l'altra volta purtroppo non ha potuto essere presente, però spero che questa volta finalmente sì. Poi vedremo, insomma, può darsi che ci sia Giulietto Chiesa come altri valenti giornalisti. Vediamo se riusciamo a recuperare Claudio. Nel frattempo, se qualcuno intanto vuole porre la prima domanda. Propongo un'applicazione pratica al tuo discorso. Senza questa applicazione il discorso che io condivido si sgretola. E il fatto che questo discorso possa sgretolarsi è per una mancanza che io non so a cosa causare, cioè a cosa imputare. O al fatto che ci sia una profonda malafede, oppure al fatto che ci sia una lacuna di un concetto filosofico che effettivamente gira poco e forse non conosci perché sei giovane, sei molto... Malafede in me? No, sì, sto proprio. Ci sono queste due possibilità. No, escludiamola questa. Possibile vulnus, se mi fa dire, veniamo subito. O ci sia questa malafede, oppure c'è una lacuna che mi sembra strana, che io posso pensare però perché sei molto giovane e sei molto impegnato e questo discorso che gira poco può darsi che non ti è noto, anche se a me sembra strano. Vengo alla mia proposta. Dirò dei concetti che sono delle banalità, delle cose stranote. L'unica difficoltà è nel fatto che sono messi insieme questi concetti, però i contenuti sono delle banalità notissime. Cerco di essere il più sintetico possibile, ma non si può fare scuola con i tweet, altrimenti di nuovo contraddiciamo il discorso. Sarò molto sintetico. Buonasera, sono un insegnante abilitato e specializzato, competente in educazione alimentare e laureato anche in scienze politiche. Scrivo su Oggi Treviso e pubblicherò domanda e risposta. A proposito di scuola, e mi spiego, ti chiedo se sei disponibile ad armonizzare una tua precedente posizione con la realtà o se sei ancora arroccato sulle tue dichiarazioni. Diego Fusaro, ti do del tu perché ci conosciamo, anche se molto poco, ma soprattutto per vivere ora la storia nelle sue categorie universali, ovvero la mia lieve sgarbatezza è sì condannabile, ma solo dopo aver condannato il tuo gravissimo atteggiamento reazionario nei confronti di un cambiamento doveroso e necessario per porre fine all'oppressione, pure da condannare e prima, di 170 miliardi di altri animali ogni anno, più innumerevoli pesci che teniamo tutti in un oceano di sofferenza, di prigionia, di torture e di uccisioni violente. Un oceano di sofferenza non necessario, come è noto ormai dal 1978, ma anche dannoso, che è già tra le cause principali di cambiamenti climatici, con 240.000 morti entro il 2040, di fame nel mondo per distruzione immane di cibo, e per ingenti danni alla salute pubblica. Il mito della caverna, non contraddiciamo il discorso di Fusaro. Scusami, però tu devi mettere tutto quel foglio lì. È brevissimo, finito. Ho finito. Siamo alla responsabilità legale e sociale di genitori, insegnanti e medici. Un oceano di violenza mantenuto per il ricatto di pochi sfruttatori attraverso un'ideologia che, come le peggiori ideologie, ha un quadro di legalità, un'accettazione sociale, e la vediamo, ed è nascosta nei suoi aspetti peggiori. Chi ha portato alla luce questa ideologia ha ricevuto un premio dato a pochissime persone, tra cui il Dalai Lama e Nelson Mandela. Si tratta del carnismo, che si manifesta in molti modi, tra cui presenza di scuole di cucina... Che civiltà! Sono velocissimo. Sì. Scuole di cucina senza scuole di pensiero a tutte l'ore sui media. Dimostrati! È finito. È l'interlinea doppia, sono due righe. Due righe? Sì. 10 secondi, conto. Beh, conto. Allora, ascolta, bastava semplicemente, come dialoghiamo fra me e te normalmente, che tu dicessi, vorrei sapere perché tu che cos'hai che difendi il carnismo, mentre invece il mondo dovrebbe andare verso il... Ma in realtà ormai l'avrei già detto 3 volte, se mi lasciaste parlare. Va bene, sai, finisci. Allora, dicevo, pregiudizi nelle facoltà di medicina, di cui sono stato anch'io vittima, terrorismo di alcuni medici spergiuratisi e scrittura di testi scolastici che ho qui,
con notizie false e scorrette per favorire il consumo di cibi da animali, deliberati dai collegi docenti, comprati dai genitori e dati in pasto agli studenti anch'essi ingannati. Ho finito. È dovere delle scuole integrare i concetti principali di economia, psicologia, geografia, filosofia, storia, diritto, scienze naturali e scienze motorie per ricostruire la visione globale della realtà. Ma questa integrazione non viene fatta e si resta così ignoranti come nella controriforma in cui i saperi erano rigidamente condivisi. Perché ha stoppato l'audio? Va bene. No, scusa, hai anche abusato però perché la domanda doveva durare 20-30 secondi. Non è finita, mi hai già detto un minuto fa che era finita. Adesso facciamo rispondere a lui. Se ti accontenti di aver esposto la tua tesi, facciamo rispondere a lui. Sì. No, la domanda la dovevi fare all'inizio invece di leggere. Non si capisce. La scuola di un quinto contraddice l'impiego. Se facciamo scuola di un quinto, la contraddiciamo. Dì una parola di libertà su questa censura. Ma io non vedo nessuna censura, vedo che... Ma... No. Scusa, allora. Va bene, parla tu. No, okay. Un attimo. Censura, mi scusi, lei sta facendo un'altra conferenza che non era prevista, non è una censura, lei ha potuto esprimere, credo, la sua... ma come, ha parlato 10 minuti però, capisce che è una forma di egoismo perché sottrae tempo anche agli altri. Dimelo, una domanda in 3 secondi. Allora, lei ha messo nei distrattori che favoriscono questo liberismo massacrante anche il veganismo, quando invece il veganismo è una delle questioni importanti. E lei molto intelligentemente seguì l'anno scorso la mia indicazione e modificò un suo post su Facebook. Io le chiedo se lei è disposto a essere fedele alla vera definizione di veganismo senza cedere alle distorsioni mediatiche e commerciali. Questa è la domanda. Allora, adesso vai. Allora, sarò rapido nella risposta perché è stata lunga la domanda. È legittimo anzitutto quello che ha detto, è stato troppo lungo. Capisce che io ho sempre rispetto del mio interlocutore, però gradirei anch'io riceverne. Se lei esordisce dicendo che io posso essere in malafede, se lei esordisce che il mio discorso... È un'ipotesi. Sì, ma è un'ipotesi, capisce che se partiamo da questa ipotesi non dialoghiamo neanche, perché se... No, se permette io le ho lasciato dire quello che diceva e ora non vorrei essere interrotto dal suo... Invece che ho parlato tranquillamente. Beh, allora, questa è una conferenza dove io sono stato invitato e ringrazio anzi gli organizzatori. Se fosse stato lei il conferenziere, probabilmente io sarei stato lì e avrei fatto una domanda di 3 secondi. Comunque, ciò detto, il punto mi sembra molto semplicemente questo, che lei parte dal presupposto che io possa essere in malafede. Che per un attimo temevo che il mio discorso crollasse subito, poi invece... Allora, lei capisce bene che se partiamo dal presupposto che non bisogna mangiare gli animali perché sono esseri viventi, a quel punto non bisognerà nemmeno mangiare le piante perché sono anch'esse esseri viventi. A quel punto non bisognerà nemmeno respirare, perché ogni qualvolta noi respiriamo chissà quanti bacilli uccidiamo. Ora, sarebbe un mondo splendido, è sicuramente quello in cui tutti si vivesse di neanche più di solari a questo punto, però purtroppo non è così, nel senso che noi, Schopenhauer direbbe che il mondo è essenzialmente autocannibalico, continuamente ci sono animali che ne mangiano altri, e può piacere o no, ma è una... Lasciala parlare, grosso. Però non deve aggredire, non c'è un conflitto, siamo qui una comunità di amici, non si arrabbi nessuno. Ma lei voleva fare una conferenza. No. Ha parlato di... Poi, altra cosa, dal mio punto di vista, la ringrazio per aver toccato un tema che non avevo affrontato. Allora, ovviamente l'elite dominante, il suo ceto intellettuale fa di tutto perché non si riprenda il conflitto verticale dominati e dominanti, fa in modo che resti in orizzontale fra i dominati, e lo fa come? Contrapponendoli fra loro, tra destri e sinistri, fra atei e credenti, fra migranti e non migranti, fra vegani e carnivori, anche secondo me, tra omosessuali ed eterosessuali, uomini e donne, e così via, per cui mi pare una falsa contrapposizione, tant'è che ora ci stiamo
anzi io no, perché sono per mia natura olimpico e composto nei miei modi. Vedo che lei un po' si è alterato e alcuni anche si sono alterati. Ci stiamo ora contrapponendo su una questione del tutto irrilevante, cioè il fatto che lei mangi le piante e non la carne, bene, ci sarà chi invece mangerà la carne, bene, ma il problema è che ci stiamo contrapponendo qui nella caverna platonica, non stiamo solidarizzandoci per uscire, ma ci stiamo tirando pugni in testa mentre siamo dentro, contrapponendoci su amabilmente con i vegani e con i carnivori, con quelli che si autodefiniscono comunisti e con quelli che si autodefiniscono fascisti, con quelli che si autodefiniscono liberali. Penso che si debba fare in modo di riverticalizzare il conflitto, e quindi è un po' questo il mio punto di vista. Io rispetto lei che non mangia la carne, assolutamente, vorrei però che anche lei rispettasse chi ha visioni diverse dalla sua. Io vengo da una tradizione. Lei? La coscienza di maiale rispetta? Ma la coscienza del maiale scusa, chiudiamola. Sì, io non premetto che non ho mai fatto male in vita mia a un animale. Semplicemente delega il male, se può essere cronia. Lei è domanda, se lei mangia la carne, è la domanda sociale, è domanda sociale di mezzo, domanda sociale di tanti la salute. Lei mi sta dicendo, lei si rende conto che con questo suo modus di argomentare sta di fatto dicendo che in fondo siamo tutti colpevoli, che tra il delocalizzatore folle e il poveretto che si mangia la fettina di carne siamo tutti ugualmente colpevoli, e quindi, come dire, si produce una sorta di deresponsabilizzazione di tutti. Io penso che chi mangia la carne con moderazione, perché fa male anche mangiarne troppa oltretutto, con moderazione non commetta nessun tipo di delitto, insomma. Da sempre l'uomo mangia la carne, fa parte della nostra cultura. Io vengo dal Piemonte, non mi tocchi la carne, che fa parte della mia tradizione storica. Tutto lì. Scusate. Allora, ci sono semplicemente due idee diverse. Invito tutti i presenti che volessero capire un po' di più anche la posizione di andare a leggere su Oggi Treviso, perché Walter ha un blog, come si chiama? De Iunis, sì, De Iunis. Ah, un nome un po' commerciale, scusate. Vabbè, comunque ha un blog dove parla di veganesimo, veganismo, eccetera. Io, lui lo sa, non sono vegana, ho cominciato 35 anni fa a eliminare un po' la carne. A dire la verità, come lo spiegavo io, forse sono riuscita più a convincere persone io a smettere di mangiare carne piuttosto che certe manifestazioni esasperate. Secondo me non è tanto il discorso di mangiare carne o no, ma quanto, e tu lo sai che lo metto proprio, il fatto dei dolori che si infliggono a questi animali, di come vengono allevati, eccetera, che certo, le barbarie che vengono inflitte agli allevamenti sono veramente, però questo siamo fuori argomento, non dobbiamo. Adesso passiamo vi invito a leggerlo, poi eventualmente potete dialogare con lui. Passiamo alla seconda domanda, se vi fa piacere, prima ho due minuti, se riusciamo anche a recuperare Claudio Messora, che sarà, non so, quanti di voi conoscono Claudio Messora? Io? Non tantissimi, però. Lei mi chiama a riprovare più tardi. È disponibile, riproviamo più tardi. Passiamo alla seconda domanda. Buongiorno, buonasera. Io non volevo fare una domanda, ma volevo fare una considerazione e sentire che cosa ne pensavi a riguardo. L'ultima volta che ho parlato in pubblico ho parlato per 45 minuti, adesso cercherò di stare entro i 45 secondi. Se sgarro di qualche secondo, perdonatemi. Allora, io penso di far parte di quella sparuta cerchia di liberatori, difatti nessuno mi caga, e io continuo sulla mia strada. Qual è la mia idea? Noi facciamo parte della siamo degli Homo sapiens, no? Tutti quanti. L'Homo sapiens vive ed è vissuto e continua a vivere sotto un grande comando, che è mors tua vita mea. Allora, che crea stress, questa cosa qua, sotto stress uno può avere 10 lauree, diventa stupido e non capisce più niente. E quindi quella che è la mia proposta rivoluzionaria, e qui volevo avere la tua opinione,
è quella che ho fatto e che faccio sempre, quotidianamente con tutti, è quella di imparare ad essere felici, che non significa oh che bello, che bello, che bello, significa diventare responsabili della propria vita, significa diventare consapevoli che la nostra vita dipende dalle nostre azioni e da come noi agiamo o reagiamo a quello che ci capita. Questa è una cosa che è possibile imparare a fare in breve tempo, perché ci sono prove scientifiche a riguardo. Questa è una cosa che ci fa, tra l'altro, capire che come esseri umani siamo tutti quanti insieme e non siamo delle cellule separate, ma facciamo parte di un unico organismo. Grazie, ho finito. No, io sono d'accordo pienamente con lei, cioè il fatto che, come diceva qualcuno, sii tu stesso il cambiamento che vorresti vedere nel mondo, no? Diceva qualcuno, quindi sono pienamente d'accordo, cioè finché siamo nella caverna cerchiamo almeno di maturare una consapevolezza, un equilibrio che ci renda meno inferno il mondo in cui siamo. Sono d'accordissimo con lei e mi fa piacere che... Mi dia pure del tu. Ok, allora sono... Va bene, sono d'accordo con quello che hai detto per le ragioni che ho testé esposto. Daniele, lo posso portare dal Presidente della Repubblica che gli dà del tu, è proprio un vizio, un'abitudine. Prego. Beh, intanto ciao Diego e buonasera a tutti, noi ci conosciamo già. E, volevo partire da una considerazione che hai fatto e a cui ti chiedo una continuazione, che è quella, penso, che mancava nel tuo discorso. Vabbè. Il famoso Renzo Sconi, che hai nominato, fortunatamente non è andato al governo, no? Per cui il governo è giallo-verde, o meglio, possiamo dire anche un po' rosso-bruno, fortunatamente, secondo me. E la considerazione politica che tu ne trai da questi ultimi mesi di governo può essere un po' di cambiamento, un po' di quest'aria che si respira, un po' diversa da quella che c'era prima, in quanto due movimenti, due partiti che sono popolari e populisti magari anche allo stesso tempo, comunque rappresentanti un po' del popolo, questi partiti possono portare a una sorta di cambiamento? E hai citato Gramsci sia all'inizio che alla fine, lo cito anch'io, con uno scritto antecedente a quello dei Quaderni del carcere, ovvero Odio gli indifferenti, e volevo chiederti, questa massa di popolo che va a votare possono essere quegli indifferenti che si sono un po' risvegliati? Grazie a te per le domande. Ma dunque, premesso che io non ho tessere di partito e sono assolutamente fuori dai giochi della politica per mia rivendicata e consapevole scelta, dico che naturalmente uno può esprimere il giudizio che vuole sul governo, a me non interessa questo. Io noto, come analista politico, diciamo, che questo non era il governo voluto dall'elite finanziaria, appunto, questo era la cosa evidentemente sotto gli occhi di tutti, nel senso che l'elite finanziaria voleva un altro tipo di governo e il popolo italiano ha detto di no, ha votato altrimenti in questo caso. Ora, è difficile fare un giudizio completo in appena poco più di 100 giorni, ecco, quindi dico che ci sono sicuramente aspetti che deludono. Oggi, ad esempio, sono state rinnovate le sanzioni alla Russia, no? Che è un caso di sanzioni oscene, stupide, oscene verso un paese che non ci ha fatto nulla di male e che per di più ha la funzione di eroica resistenza rispetto alla mondializzazione atlantista. E poi sono anche, tra l'altro, sceme come sanzioni, perché sono le prime sanzioni della storia umana dai Sumeri ad oggi in cui a trarre nocumento è il sanzionante e non il sanzionato, se ci pensate, no? Ci sono un sacco di imprese che hanno chiuso per via di queste stupidissime sanzioni volute da Washington, non da Roma, evidentemente. Ecco, anche qui, ma anche parlavamo prima di altre zone d'Italia dove sta avvenendo questo. Ecco, quindi per dirne una di cose deludenti, perché non mi si dica che io sono un apologeta
del governo. Se c'è da criticare sono il primo. Tria, ad esempio, è il liberismo infilato dentro il governo, per dirne una, evidentemente. Ci sono aspetti però anche positivi, a mio giudizio, ad esempio il fatto che sul tema immigrazione di massa si sia cominciato a segnalare che questa deportazione deve in qualche modo essere arginata nel nome del popolo italiano anzitutto e poi nel rispetto dei popoli africani oggetto di deportazione, evidentemente, per dirne un'altra. Quindi, ecco, aspetti altalenanti, direi, per ora, del governo. So bene che non è facile, immagino, agire quando si è lì, però non bisogna nemmeno allentare la critica. Io, quando c'è stato il governo precedente, sono stato spietato nella critica. Adesso che c'è questo governo non sarò meno spietato dove c'è da criticare, anzi lo sarò ancora di più, perché in qualche modo era il governo, o sarà il governo, che deve tutelare l'interesse nazionale popolare, non quello dell'elite. Ecco, quindi staremo a vedere nell'essenziale. Alcune cose buone sono state fatte, cioè il fatto che si sia partiti dal tema della lotta contro il precariato, il caso dei riders, è un buon segnale, a mio giudizio, che mette a fuoco uno dei problemi fondamentali. Il fatto che si siano previste sanzioni draconiane per gli imprenditori che delocalizzano dopo aver beneficiato dei fondi pubblici mi pare sacrosanta come cosa. Ecco, quindi, ripeto, facendo un giudizio equilibrato, ci sono note di merito e note di demerito, ecco, lo vedremo solo nei prossimi mesi. La nota di partenza è che questo non era il governo voluto dall'elite, quindi a seconda di dove siete voi, se siete elite o popolo, giudicate di conseguenza, ecco, poi tutto lì. E poi certamente sull'indifferenza è un segnale chiarissimo il fatto che ci sia stata questa presa di posizione. Buonasera, professore Fusaro, volevo porle una domanda. Come ha detto lei, per cercare di abbattere il pensiero dominante dobbiamo cercare di appunto cogliere queste idee che vengono represse, però io noto che dai vari media, diciamo, ogni volta che noi accendiamo la televisione, come ha già detto lei, viene ripetuta sempre la solita ideologia, e anche sui giornali, e mentre gente come lei o che la pensa diversamente non viene mai messa sotto gli occhi di tutti. E appunto voglio sapere se noi cosa dobbiamo fare per cercare di prendere queste idee, che sono, come aveva detto lei, rivoluzionarie, e fuori appunto dall'ordine generale, perché noi anche sui social ci sono sempre le solite idee, mentre le idee un po' fuori dal coro vengono sempre coperte, tenute in ombra come le sue e di altra gente, e quindi voglio sapere che azione dobbiamo fare, cosa bisogna fare per, sì, perché noi guardiamo la TV o ascoltiamo la radio, sceglierla. Certo. Direi che proprio quella è la risposta, non ci si può certo aspettare di trovare la teoria rivoluzionaria di cui dicevamo prima su Italia 1, non ho detto una a caso, ma qualsiasi rete, no? Ovviamente. Ricordo a questo proposito una azione, diciamo, quasi simbolica che fece l'amico Massimo Fini, da non confondere con Gianfranco Fini naturalmente, che a Roma con il suo gruppo La Voce del Ribelle andarono in una piazza, non ricordo quale delle splendide piazze di Roma, a spaccare le televisioni, portarono delle televisioni in piazza e col martello le spaccarono come gesto dimostrativo. Ecco, credo che sia una buona, cioè ovviamente non spaccare la TV, però come concetto la TV è il potere nel salotto, questa è la verità. Voi con la TV vi portate direttamente il potere dentro casa. Io condivido pienamente quello che hai detto te, io non ce l'ho la TV, quindi anch'io. La sera io mi leggo un libro. Ce l'ho avuta, ma 10 anni fa, quando il mio ultimo figlio ha compiuto 14 anni, 13 anni, gli ho comprato il computer insieme e la televisione a casa mia, ecco, non c'è più. Giusto, quindi, giusto. Io penso che con un bel libro si risolvano molti... Sì.
problemi, leggete un bel libro e non accendete la televisione. Scusi se le chiedo un'altra cosa, ma allora non ci sarebbe bisogno di un movimento oppure di una rivoluzione? Ci vorrebbe anche dell'azione oltre che a delle parole, delle gesta. Allora, lei ha preso l'esempio delle TV rotte, spaccare le televisioni, e quindi un movimento, una ribellione, una rivoluzione sarebbe da fare. Guardi, le assicuro che se già tutti i presenti iniziassero a non accendere più la televisione, sarebbe già un cominciamento, diciamo, efficace, ma poi anche molti, molti altri gesti. Cioè, quello che spesso noi non percepiamo adeguatamente è che il potere, se vogliamo chiamarlo così, non è qualcosa che sta in alto semplicemente, che ci tormenta dall'alto e noi lo supiamo. Il potere è semmai un reticolo che ci vede anche parte in causa e che si sostanzia della nostra attività. Se noi sospendiamo l'azione, viene meno anche il potere per molti versi. È una sorta di attività bionivoca il potere, che vede ovviamente la presenza degli aguzzini, ma anche di noi che quotidianamente ci facciamo suppliziare. Per cui, diceva un grande pensatore della prima modernità, Étienne de la Boétie, diceva: smettete di servire ed ecco che sarete liberi. Smettete di alimentare il potere e quello crollerà. È quello che bisogna fare. Quindi già anche un gesto semplicissimo come non accendere il televisore, un gesto nella sua piccola portata, è una, diciamo così, una rivoluzione di piccolo cabotaggio, ecco, non accendere la televisione. E se poi, oltre a non accendere la televisione, si legge anche Platone, magari la sera, ecco, magari lì è davvero una rivoluzione. Tu immagina, ecco, no? Ogni televisione che si spegne è come una piccola pila in meno che alimenta Matrix. Quindi, a poco, se molti fanno questa scelta, certo, non diamo più energia. Perché paradossalmente, facendo certe rivoluzioni, cioè andando contro, loro utilizzano la forza che tu cedi. Ok? Se invece tu semplicemente cerchi di costruire qualcos'altro, quindi spegni, ti rivolgi da un'altra parte e cominci a costruire qualcosa di diverso, non dai più energia a loro e prima o dopo il sistema crolla. Buonasera professor Fusaro, mi chiamo Massimo Bordin, da non confondere col Massimo Bordin di Radio Radicale, perché quello è brutto e vecchio, invece sono bello e giovane. Poc'anzi ha anche citato la Russia, siccome lei ha avuto occasione di leggere il mio libro su Putin e di consigliarlo, la ringrazio pubblicamente. La domanda è molto lapidaria ed è questa. Io volevo sapere qualcosa in merito al lavoro, perché me ne sono occupato prima di fare l'insegnante per tanto tempo come dirigente sindacale. Lei ha citato figure hegeliane celebri come quella Servo Signore. Vengo dalla lettura di due libri di uno storico israeliano che si chiama Harari, Sapiens e Homo Deus, dove va a parare questo storico famoso, ha venduto più di 5 milioni di libri, sulla questione dell'automazione, sulla questione della fine del lavoro. Per farla breve, sostiene che non ci sarà più lavoro. E questo, se fosse vero, finirebbe per scaricare un pochettino tutta la questione che lei aveva affrontato prima sul valore del lavoro come formativo, come modo dialettico per confrontarsi con l'altro da sé, eccetera, eccetera, eccetera. Volevo capire se ha fatto una riflessione su questo, se la ritiene una narrazione pilotata in un certo modo, oppure se è un problema che va affrontato. Quali sarebbero quindi le soluzioni, posto che il tema del reddito di cittadinanza è un tema oggi molto dibattuto in Italia? La ringrazio anche per aver sopportato il plus godimento cinico di queste valli. Grazie, grazie. Ma dunque, sul tema della robotizzazione del lavoro, che io resto convinto, sarà un retaggio mio, che il nemico dei lavoratori restino gli sfruttatori più che le macchine, quindi preciso subito
subito questa cosa. Gli sfruttatori si avvalgono anche naturalmente delle macchine, lo sappiamo già dall'Ottocento, spesso gli operai reagivano dal loro punto di vista anche con qualche ragione, forse attaccando le macchine, no? I fenomeni di luddismo, però ovviamente il problema non è la macchina in sé, ma chi, come dire, chi la usa contro il lavoratore in prima battuta. Poi certo che c'è un problema della tecnica in quanto tale, però questo ci richiederebbe un'altra conferenza, dato che ne sono già state fatte due questa sera, non voglio farne io poi una terza. Dico semplicemente che evidentemente oggi c'è un problema reale, il fatto che qualcuno parla di fine del capitalismo, cioè il capitalismo deve sostanziarsi dello sfruttamento del lavoro umano, ma se subentrano le macchine, di che cosa si sostanzia poi il capitalismo? Evidentemente finisce per implodere su se stesso e subentra una società di tipo Matrix, di macchine che prendono il sopravvento e ci sostituiscono tutti, capitalisti compresi poi, tra l'altro. Quindi ecco, questa mi pare una situazione su cui bisogna riflettere, a mio giudizio, sulla non neutralità della tecnica, poi è quello il tema fondamentale, sul modo in cui si debba contrastare questa robotizzazione. Spesso anche qui manca una coscienza opportuna. Vi faccio un esempio molto banale, mi scuserete, nel supermercato dietro casa mia a Milano, a un certo punto un supermercatino hanno inserito le casse automatiche, no? Io sono arrivato lì, c'erano le casse automatiche, e la signorina che solitamente stava alla cassa normale con altre 10 colleghe si trovava da sola lì a gestire la cassa automatica, e io insomma non so come funziona. Lei invece decantava le virtù di questa cosa, ignorando o facendo finta di non sapere che quelle cose lì meravigliose di fatto stavano uccidendo non lei che ancora lavorava lì, ma evidentemente delle sue colleghe che non avrebbero più lavorato lì grazie all'automazione. Ecco, la tecnica ha questo di specifico oggi, che viene utilizzata non a supporto del lavoro umano, ma in sostituzione sempre di più, per sfruttarlo, per sostituirlo, e di cui bisogna ripartire, credo, per una considerazione diversa della tecnica. Posso fare una considerazione? Prego, prego. In realtà poi la tecnica è la tecnica, no? È lo strumento, tutto sta a chi ha in mano la tecnica. Cioè, se sono le elite che la detengono, sappiamo già che fine faremo, senza lavoro, sottomessi, eccetera. Ma facciamo l'ipotesi, credo che accadrà, però pensate se la tecnica fosse in mano alla popolazione, fosse in mano alle comunità, fosse gestita con una giusta politica. Cioè, noi dovremmo lavorare 2 o 3 ore al giorno, poi si arrangiano le macchine e tutti in spiaggia a bere spritz e fare il bagno. Questa è la differenza, mentre finché sarà in mano delle elite è ovvio che faranno di tutto per renderci senza lavoro e semplicemente dei consumatori, come diceva Diego prima. Quindi lo strumento è quello, potrebbe essere uno strumento meraviglioso, perché io non vorrei mai tornare a quando la mia nonna non aveva la lavatrice in casa e doveva andare a lavare i panni al fosso o tante altre belle cose così. Oppure non vorrei neanche mai tornare a quando dovevo cercare una cabina telefonica per telefonare e correre in giro. L'importante è capire che cosa si vuole fare di questi strumenti e quali sono le decisioni politiche che stanno dietro a questi strumenti e chi detiene il potere di utilizzare in bene o in male questi strumenti. Un'altra domanda? Finito. Bene. Grazie a Signori, tutti. Ringraziamo, vi ringrazio, ringraziamo ancora Diego. Grazie a tutti. Aspetta che vado a calmare un attimo. È arrabbiato Julius. È arrabbiato. A chi posso dedicarlo? A
A Laura. Grazie Laura.